Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questo incontro dedicato all'estetica oncologica organizzato dalla FIDAPA. Io sono Rosa Pulerà, presidente della sezione di Soveria Mannelli, sezione che unisce tutto il territorio del Veventino e che porta avanti con sguardo attento molte tematiche che riguardano la donna. Abbiamo scelto un tema molto importante e delicato per festeggiare l'8 marzo, perché la FIDAPA è l'empowerment delle donne. Il tema è stato proposto da due giovani socie, Francesca, la dottoressa Falvo, e Caterina Perri, che attraverso le loro esperienze professionali e grazie alla loro sensibilità hanno notato l'esigenza sul territorio di dare informazione e sensibilità, di dare attenzione e... sensibilità, hanno dato l'esigenza sul territorio di dare appunto informazione e importanza ad un argomento così attuale. Ed è inutile sottolineare che l'organizzazione di questo evento ha emozionato ognuna di noi e per questo e per tutto il lavoro svolto ringrazio le socie tutte. Poi, porgo i saluti a tutte le autorità presenti, alla Task Force Più Salute, che è qui accanto a me, che ha fatto un lungo viaggio per venire da noi, alle sezioni limitrofe che hanno accettato l'invito e a quelle che non hanno potuto partecipare. Ringrazio e saluto la compagnia dei carabinieri di Soveria Mannelli, che è sempre attenta alle nostre manifestazioni e che oggi è rappresentata da una donna, è la prima volta che ci capita, la marescialla Lama Claudia. Poi un saluto a tutte le autorità civili e religiose, alle pari opportunità del Comune di Soveria Mannelli, alle associazioni del territorio, la Vista di Decollatura, che anche è sempre attenta alle nostre iniziative, la Prologo di Decollatura e i Lions di Soveria Mannelli. E ringrazio per il supporto i partner dell'evento, quindi la Rubettino per averci ospitato qui oggi, l'Associazione Stella Venerbes di Francesca Caloiaro, l'Associazione Abeo per aver collaborato all'organizzazione e a tutte le farmacie e parafarmacie che hanno sposato la causa donandoci un contributo, la Parafarmacia del Sole dei Dottori Gioffre, la Farmacia Scavelli, la Farmacia Faugo, la Farmacia Marasco, la Farmacia Liuzzi, la Buona Farmacia della Dottoressa Artese e la Farmacia My Pharma. Ringrazio soprattutto l'incredibile palcoscenico dei relatori, le testimonianze e l'onorevole De Francesco per la sua importante presenza. Ringrazio anche tutti gli operatori del settore della bellezza perché la loro presenza oggi qui è estremamente importante per noi. E, porto i saluti dell'onorevole Montuero, che purtroppo l'ultimo ha avuto un imprevisto e non può essere qui con noi, anche se lui è sempre attento al nostro territorio. Do la parola al sindaco Michele Chiodo per iniziare. Buonasera a tutti e benvenuti, io sono veramente lieto di portare il saluto dell'amministrazione comunale di Soveria Mannelli, che ho l'onore di rappresentare. Siamo qui insieme al vice sindaco, l'avvocato Antonella Pascuzzi, all'assessore all'istruzione e alla cultura, l'avvocato Angela Colosimo, ci sono i rappresentanti della commissione per le pari opportunità del comune di Soveria Mannelli. È una coincidenza importante questa, proprio nel giorno della festa delle donne, ecco, e noi che siamo per la sostanza e non per la forma, non siamo quelli che festeggiano con un manifesto, diciamo, lo facciamo con esempi concreti. Ringrazio la Presidente Rosa Pulerà che ha voluto, parte per l'invito, ma che ha voluto fissare questo appuntamento così importante in un giorno particolare. Colgo l'occasione per salutare ovviamente tutti gli illustri intervenuti che sono qui, in particolare la Presidente della Commissione, l'onorevole Luciana De Francesco, della prima Commissione, che avrà modo di vedere che cos'è questo territorio. Ecco, noi siamo orgogliosi di vivere in un territorio in cui le donne sono veramente protagoniste. Ne abbiamo un esempio qua, questo territorio esprime in questo momento la dottoressa, per esempio, Mimma Caloiaro, che è la direttrice dell'unità operativa di pediatria dell'ospedale di Domizia Terme e che è, non credo, il dipartimento materno-infantile, che è una nostra illustre concittadina, quindi una protagonista delle
protezione, così come c'è la dottoressa Pia Molinaro che di decoratura, perché l'unità è Soria Mannelli, ma Soria Mannelli è decoratura, che dirige un'unità operativa di oncologia dell'ospedale di Lamezia Terme. Quindi per dire che ecco, le donne di questo territorio sono, oggi parliamo di sanità, ecco, sono veramente protagoniste di primo piano nel mondo della sanità, una sanità che da noi purtroppo è mortificata, non posso non dirlo, e approfitto proprio della presenza del presidente della prima commissione. Questo è un territorio in cui c'è l'ospedale, noi che facciamo politica nelle istituzioni ci battiamo spesso, e questo è veramente triste, non tanto per avere qualcosa in più per i nostri cittadini, ma per riavere quello che qualche anno fa avevamo. Ecco, e questo, come dire, cerco di sottolinearlo in tutte le occasioni, che sono le battaglie che facciamo insieme al sindaco di Decoratura, che è pure qui presente insieme a noi, e che anche questo denota ecco, questa presenza femminile. Soveria Decoratura, l'ingegnere Raffaella Ferri, è il terzo sindaco, credo, donna. Sono più avanzati di noi, e da noi ancora purtroppo, e nonostante il mio impegno, siamo qui. Ma abbiamo in questa amministrazione il vice sindaco, è stata sempre una donna, eccetera. E vorrei anche sottolineare un particolare: io non sono per la parità di genere imposta per legge, perché dovrebbe venire naturale. Se le donne sono più della metà, diciamo, dovrebbe essere naturale. Così non è, sappiamo, così non è. Però devo dire che mi è capitato in questi ultimi tempi, per esempio, di fare il decreto di nomina, no? Voi sapete che gli assessori di nomina il sindaco, ecco, mi è capitato di dover sostituire, perché era stato eletto un assessore maschio presidente del Consiglio, dovevo sostituire, e di dover applicare la legge sulla parità di genere per gli uomini anziché per le donne, e l'ho fatto con grande piacere. Mi sono, come dire, messo un po' l'anima in pace, perché ho dovuto dire che ero costretto a nominare un maschio perché le donne c'erano già nella giunta, e veniamo da un comune dove per un certo periodo questa norma non è stata rispettata. Quindi, pur essendo contrario, però credo che sia un giusto stimolo, e mi auguro che questi riconoscimenti avvengano in maniera naturale, senza imposizione. Quindi grazie ancora per la vostra presenza e buon lavoro. Grazie. Saluto anche la mia sindaca di Decoratura, Raffaella Ferri. Voglio fare un saluto a Raffaella molto brevemente, porto il mio saluto e quello dell'amministrazione comunale di Decoratura, e ringrazio Rosa per avermi invitato. Lascio semplicemente un buon lavoro a tutta il parterre degli ospiti al tavolo, visto che sono in tanti, quindi avranno un ci sarà tempo per parlare. Grazie. Lascio poi la parola. Grazie mille. Grazie per il lavoro, Roberto. Buonasera a tutte e a tutti, grazie tante dell'invito, e conosciuto praticamente le nostre relatrici, e soprattutto le descrivo un po' come una parola di complimento, ecco, una parola di complimento per aver voluto celebrare la festa, ecco, della donna, con una riflessione che sta molto a cuore alla vita di tante donne, e quale può essere appunto il noi lo sappiamo, c'è cioè un segno distintivo della femminilità, e anche la cura dei particolari, saper tenere anche con quel tocco in più a ciò che noi, ecco, vediamo, osserviamo. Il tocco femminile si vede proprio nell'impronta di bellezza che lascia la presenza. E allora parlare di questo, anche coniugandolo con un'esperienza molto forte, quale può essere appunto l'affronto di una malattia, di un tumore, da questo punto di vista, è concretamente parlare di qualcosa che, diceva il sindaco, non è una forma ma è una sostanza. Quindi io volevo complimentarmi per il livello così alto e per la proposta
ecco, anche molto, molto cogente, molto viva, che avete voluto riservare a tutta la nostra comunità. Non è scontato questo tavolo di riflessione, non è scontato la presenza di così illustre relatrici, e quindi è un, come dire, tutta la nostra comunità può giovarsi ancora di più di questo contributo che è la presenza della FIDAPA, guidata dalla nostra carissima Rosa, dona alla, alla crescita e alla nostra socialità. E allora grazie tante di questa opportunità che offrite a tutti noi, buon lavoro e allora i miei complimenti insieme agli auguri, e perché il vostro, la vostra presenza e il vostro lavoro sappia essere pienamente femminile, cioè dare quel qualcosa in più alla nostra terra dovuta proprio alla vostra sensibilità, alla sensibilità, alla bellezza e alla cura della vita che riconosciamo proprio all'essere noi. Grazie. Da Berna. E che ho dimenticato qualcosa tra i saluti? No, do la parola a porto i saluti anche del parroco Don Francesco della parrocchia di Casenove e di Don Nion della parrocchia di San Bernardo, e do la parola alla Task Force più Salute del distretto Sud-Ovest. Allora, buonasera a tutte. Io sono Maria Laura Gargiulo, vengo da Amica di Sorrento, sono la responsabile più salute del distretto Sud-Ovest. Quando mi è stato proposto di intervenire a questa riunione, ho detto sì immediatamente. Io in genere sono una persona che ci pensa prima di accettare. E invece l'argomento mi ha entusiasmato subito, come donna, come medico, e ho detto vengo subito. Ho trovato, quindi ringrazio la presidente, tutte le socie e tutti i responsabili di questa riunione, perché la trovo veramente di grandissimo interesse e di grandissima attualità. Noi da donna la festeggiamo in genere con i soliti modi, magari con manifestazioni esteriori. Questo invece ci ritrova una grande, veramente una grande interiorità, un grandissimo significato, perché ci auspichiamo che ci sia più prevenzione, che diminuiscano questo tipo di patologie, ma purtroppo non è così. La prevenzione, soprattutto al sud, non raggiunge livelli altissimi, e molte volte quindi abbiamo delle manifestazioni tardivamente, per cui le donne sono sottoposte veramente a carichi, a terapie gravose che le debilitano nel corpo e nell'anima. Allora, quindi, parlare di estetica oncologica oggi è veramente un prendersi cura. La frase che è bellissima, che c'è il manifesto, dice: nella malattia si può vincere, si può perdere, ma la cosa importante è prendersi cura. Allora, in passato vedevamo donne devastate veramente nel corpo, nell'anima, quindi è importante il supporto psicologico. È importante che veramente questo supporto anche estetico, e mi auspico che venga veramente portato avanti in tutte le sezioni, in tutta Italia. Sentivo parlare anche di una legge regionale, un argomento veramente di grandissimo interesse, perché poi le donne veramente sottoposte a terapie veramente importanti perdono i capelli, le unghie, perdono massa corporea, diventano pallide, e la cosa veramente importante, a parte il supporto psicologico, che vengano curate anche nell'aspetto esteriore, perché così prendono più forza, più consapevolezza, riescono ad affrontare veramente meglio la loro malattia. Io ne ho viste tante di donne così, di donne coraggiose che non hanno che hanno usato parrucche, che non hanno curato il loro aspetto estetico, e queste donne sono quelle che sono riuscite a combattere meglio la malattia. Quindi ben venga questo incontro, questo segnale, e ci portiamo a casa una speranza in più per aiutare le donne. E ringrazio veramente, non mi dilungo, ho parlato un po' a braccio, perché io parlo in genere
così, parlo col cuore, e quindi ci portiamo a casa un segnale di speranza, un segnale che vada tutto meglio, che queste malattie diminuiscono, che possiamo aiutare sempre di più le nostre donne, e potremmo essere anche noi, i nostri amici, le nostre, il nostro familiare, e quindi essere pronti, preparati a sapere dove possiamo intervenire e come possiamo aiutarli. Per cui ben vengono iniziative del genere, sono particolarmente felice di essere qui e porterò veramente anche il vostro affetto e insomma la vostra testimonianza nelle mie zone. Grazie ancora a tutti. Grazie, grazie mille alla dottoressa. Adesso possiamo dare il via al nostro talk e do la parola a Mimma Calogero, che farà da moderatrice. Grazie Rosa, è per me veramente un grande piacere moderare questo dibattito, perché una serie di relatori, tutti che fanno, ho visto leggendo i curriculum di tutte persone che fanno il loro lavoro con grande passione, allora questa cosa mi affascina particolarmente. Iniziando dalla nostra presidente, che qui oggi è in veste di presidente, però facciamole i complimenti perché fra pochi giorni riceverà un premio per la sua arte orafa. Quindi un applauso. E anche il gruppo dei professionisti dell'area medica. Ho conosciuto da poco, non conoscevo, dov'è la dottoressa Gargiulo, la collega, è un medico di base, ma vi posso garantire che mi ha dato la sensazione del medico così come noi vorremmo che fossero, come una volta, insomma. Mi raccontava dei pazienti, ci dà l'anima proprio. Quindi veramente complimenti alla collega Maria Laura Gargiulo. Poi la dottoressa Molinaro, la conoscete tutti. La dottoressa Iuvaro, pure che conosco da poco, però la sua fama va per tutta la regione, la presenterò dopo. La dottoressa Mazzei, che sostituirà il dottor Abbonante, che ha avuto ci presenterà la Breast Unity di Catanzaro, perché il dottor Abbonante è stato costretto a stare in ospedale dal suo direttore generale. E poi il gruppo dell'estetica, quindi benvenuto al dottor Walter Andreazza, che viene dalla Lombardia, il segretario generale dell'APEO, quindi ci farà vedere un'associazione e un'estetica che non è approssimativa, ma è un'organizzazione importante che va conosciuta, e oggi avremo modo di conoscerla. E poi tutte le relatrici, le testimonianze, le altre relatrici, Caterina, Roberta, Giulia, per non dire l'ultima, ma non per ordine di importanza, l'intervento dell'onorevole De Francesco. Luciana innanzitutto ha accettato subito, oppure lei ha accettato subito il nostro invito, ma come vede, lei concluderà, quindi avrà modo di ascoltare tutti noi, concluderà, ma è stata di un coraggio notevole, portando in consiglio regionale proprio la legge sulla gratuità delle parrucche, che è sminuitivo, poi ce lo dirà lei, è diminutivo parlare solo di questo aspetto, perché lei ha voluto dare dignità alle donne con patologie oncologiche, e la sua proposta è stata fatta così bene che è stata approvata all'unanimità da tutti i consiglieri regionali, quindi merita davvero un applauso. Quindi entriamo nel vivo delle relazioni. E io vi presento Caterina Perri, dove sei qui? Kate per i colleghi e per gli amici. Caterina ormai appartiene al nostro territorio. Sì, sono sovietana di adozione. È sovietana di adozione e ha un'attività naturalmente legata all'estetica nel nostro territorio, ma ha un curriculum davvero eccezionale. E innanzitutto si è laureata in relazioni internazionali. Scienze politiche e relazioni internazionali, e poi ha seguito la sua passione, quindi ha fatto i corsi qualificati di estetica ed è specialista, dillo tu, in dermopigmentazione estetica e paramedicale, e ultimo master che ho conseguito è di ricostruzione dell'areola mammaria per donne mastectomizzate. Complimenti Caterina. Caterina è una nostra socia e, come diceva Rosa, insieme a Francesca, la dottoressa Francesca Falbo,
ci ha proposto proprio questo argomento per il nostro evento. A lei il compito di introdurre questo convegno parlando proprio dell'estetica oncologica, anche introducendo i relatori che poi parleranno nel corso della relazione. Grazie Caterina. Buonasera a tutti e grazie. Mi rasserena vedere la sala così gremita e piena, dimostrazione che forse nel nostro piccolo abbiamo ottenuto uno dei nostri primi obiettivi, cioè destare interesse nella comunità riguardo una tematica così importante che è l'estetica oncologica, ancora però un po' disconosciuta. Voglio iniziare dicendo che a volte non basta indossare un mantello per dimostrare di essere dei supereroi. I progetti solidi e duraturi, il rispetto delle persone, il gruppo, sono tutte cose che si costruiscono piano piano, con tanti sforzi. Ed io in questo meraviglioso gruppo di splendide donne, di sforzi ne ho visti tanti, pertanto sembra più che doveroso ringraziare l'associazione FIDAPA, della quale sono socia da ormai ben 2 anni, che fin da subito ha preso a cuore questa mia importante tematica sposando il mio progetto di sensibilizzazione, con particolare riconoscenza alla dottoressa Francesca Falvo, che è stata la promotrice di questo progetto, e alla dottoressa Mimma Caloiero, fulcro e motore di tutto ciò. Infine, prima di iniziare, vorrei ringraziare l'Associazione Professionale di Estetica Oncologica APEO, con sede a Milano, nella figura del segretario generale Walter Andreazza, che ha deciso di raggiungerci, prendere il primo aereo disponibile per presenziare quest'oggi. Grazie di vero cuore. E infine, non per minore importanza ovviamente, Roberta Gallo, estetista specializzata certificata APEO, alla quale rivolgo tutta la mia gratitudine, non solo per essere parte della crescita professionale della mia azienda, ma soprattutto per aver deciso di camminare al mio fianco in questo importante progetto. Persone, donne come te, sono delle gemme così preziose il cui valore è inestimabile. Dunque, voglio iniziare facendo una premessa. A volte si compiono delle azioni apparentemente inutili, che possono sembrare nient'altro che dei piccoli passetti. Poco alla volta, però, questi piccoli passetti, messi tutti insieme, ti permettono di arrivare lontano. Un importante passo in avanti è stato fatto oggi, e questo evento è la conferma di come l'estetica oncologica stia riscuotendo consensi da persone per me estremamente significative, facendo in modo che possa essere sempre più riconosciuta nella comunità medico-scientifica. Per cui ringrazio tutti gli esponenti medici che hanno accettato il nostro invito e sono qui presenti, perché si sa che ogni lungo viaggio inizia sempre con un piccolo passetto, ma fatto nella giusta direzione. Ora, vorrei farvi addentrare brevemente in ciò che è il senso dell'estetica oncologica e per fare ciò dobbiamo soffermarci su 2 termini in modo particolare, tumore ed estetica. Un binomio che purtroppo si tende ancora a sottovalutare, diventando in qualche caso un vero e proprio tabù. Sebbene il cancro, in modo particolare il cancro al seno, sia oggi sempre più curabile, grazie alle meravigliose campagne di prevenzione, non si può dimenticare che resta il tumore più diffuso nella popolazione femminile, con un impatto sulla qualità di vita di una donna estremamente invalidante. Affrontarlo significa fare i conti con tante difficoltà, anche con quelle legate al fattore estetico, che rischia di avere gravi ripercussioni nella percezione di sé anche dopo la guarigione. Caduta di capelli e sopracciglia, gonfiori, cicatrici, discromie sono solo alcuni degli effetti che la chirurgia, la radioterapia, la chemioterapia possono avere sul corpo di una donna. Effetti che non è giusto ignorare o relegare nella sfera dell'effimero, perché effimeri non sono.
Parlare di estetica oncologica alle donne che hanno affrontato o stanno affrontando un tumore significa dare loro la possibilità di tornare a sentirsi bene. Significa dare loro di nuovo una speranza in una fase della vita che è contrassegnata inevitabilmente dalla paura e dalla mancanza di prospettiva. Pertanto, il supporto anche estetico è imprescindibile per aiutare le donne anche in un'ottica di reintegro in società. Ci sono donne infatti che non vanno più a lavorare, che abbandonano le loro attività sportive, per non parlare della sfera relazionale e sessuale a cui moltissime rinunciano perché terrorizzate dall'idea di farsi vedere. Prendersi cura della propria immagine significa far pace con se stesse, tornare a stare bene nella propria pelle, con effetti positivi sull'intero ecosistema di vita. Nonostante però sia piena consapevolezza di tutto ciò, parlare di estetica oncologica al servizio delle donne in terapia sembra ancora un tabù. Per certi versi, facendo un passo indietro, risulta essere ancora un tabù parlare della malattia stessa. Moltissime donne ancora affrontano questo percorso in totale solitudine. Conosco personalmente donne che hanno vissuto questo tipo di esperienza e che non ne hanno mai parlato o che stentano a parlarne. Ad oggi, che abbiamo molteplici possibilità terapeutiche, medico-estetiche e psicologiche di supporto, non parlarne è un errore, poiché queste possibilità vanno messe a disposizione di chi ha meno strumenti. Parlarne è importante anche perché spesso queste donne non ricevono informazioni adeguate circa le possibilità offerte loro dalla medicina estetica e dall'estetica oncologica. A tal proposito, credo che sia fondamentale che vi sia una collaborazione strettissima e sinergica tra operatori di estetica oncologica e tutti gli specialisti che lavorano, per esempio, nelle breast unit, e che vi sia un confronto concreto rispetto a quello che può essere il quadro di riacquisizione di se stesse post intervento da parte di queste donne. Lo stesso Veronesi spiegò quanto fosse importante aiutare le donne perché riuscissero a distogliere l'attenzione dalla malattia, tornando a concentrarsi sulla bellezza del viso, dello sguardo e del sorriso. Per cancellare il ricordo della malattia serve anche questo, e in tal senso la medicina estetica e l'estetica oncologica non possono che essere d'aiuto. Tornare a stare bene, infatti, significa anche poter tornare a guardarsi allo specchio. Il nostro obiettivo è dunque quello di organizzare sempre più incontri dedicati proprio al tema della bellezza per le donne in terapia, accogliendo quindi l'invito di tutti i professionisti medico-estetici del settore che vorranno ospitarci per poter portare avanti e diffondere sempre di più questo nostro progetto. Incontri durante i quali le donne hanno la possibilità di usufruire di trattamenti specifici effettuati dalla specialista in estetica oncologica, ma anche ricevere preziosi consigli su quella che può essere la skincare routine più adatta dopo una chemio o una radioterapia, trovando così risposte a tanti dubbi spesso inascoltati. Può sembrare futile accostare estetica e oncologia, invece non lo è affatto. Non bisogna mai sottovalutare l'importanza che può avere per una donna tornare a concedersi una coccola di bellezza e tornare così ad amarsi, affinché sbocci la speranza e si affacci nuovamente un senso di ritrovata normalità, più che mai oggi necessaria. E questo è il messaggio che noi operatrici vogliamo dare in occasione della loro festa a tutte le donne che vivono il momento della malattia. Nel corso dei miei ultimi studi di specializzazione in dermopigmentazione e ricostruzione dell'areola mammaria, ho letto di una paziente che ha subito mastectomia unilaterale che augurava a se stessa di potersi rivedere un domani di nuovo completa. Questo suo desiderio era espresso dalla frase «come un fiore che sboccia di nuovo». Poche parole, dritte e decise, rimaste subito impresse nella mia mente e nel mio cuore,
che descrivono quel desiderio di rinascita utilizzando una metafora che sa di natura, futuro e speranza. In questa frase ho trovato tutta la poesia necessaria per far sì che tutta la motivazione dentro di me diventasse inesauribile e che la mia ambizione mi portasse a desiderare di rappresentare una nuova primavera per tante donne. Perché a pensarci bene, il senso della nostra esistenza è tutto lì. Concludo quindi sostenendo che la bellezza è un diritto di tutti, soprattutto di chi coraggiosamente e dignitosamente cerca di riappropriarsene. Grazie. Grazie Caterina. E mentre cerchiamo di collegarci con la Breast Unity di Catanzaro, aspetta Caterina, pregherei l'hostess di omaggiarti a nome della Fidapa di Soveria Mannelli con un omaggio floreale, così come prego l'hostess anche di omaggiare la dottoressa Gargiulo. Complimenti. E ora potremmo scegliere di continuare a parlare di estetica, però facciamo un'inversione, diciamo, dal programma era previsto, perché credo che prima di continuare a parlare di questo campo è bene che ci rendiamo conto dell'entità di questa problematica con gli esperti del settore. E quindi adesso siamo arrivati al momento degli oncologi. A proposito, salutiamo, in aula c'è il dottore Salvatore Palazzo, già primario di oncologia dell'ospedale di Cosenza, Mariano Santo. Se il dottore Palazzo poi vuole dare un contributo, siamo contenti anche di sentirlo. Ci siamo, magari mentre ti stai collegando? Va bene, allora come vi dicevo, il dottore Abbonante aveva accettato subito con entusiasmo, però l'azienda ospedaliera ha deciso di fare un'iniziativa col comune di Catanzaro, per cui non può essere con noi. Però dovremmo avere collegata la dottoressa Elvira Mazzei, radioterapista presso il CIACCIO di Catanzaro, alla quale chiedo, dottoressa Mazzei, di parlarci della realtà della Breast Unity di Catanzaro che sta crescendo sempre di più. Oncologica e radiobiologia dell'azienda Bulbecco. In realtà oggi rappresento la Breast Unit, il dottor Abbonante, che non è potuto essere presente, mi ha inviata come sua sostituta, di cui porto i saluti. La Breast Unit è una, come dire, una unità organizzativa, ma una realtà che è nata, che abbiamo insomma cercato di mettere in piedi nel 2018 e poi nel 2019 con il dottor Abbonante. Nel 2018 abbiamo iniziato a fare i primi passi, in realtà poi nel 2019 con il dottor Abbonante abbiamo creato insomma una realtà che cominciava a camminare bene sulle sue gambe. Insomma, è stato un cammino abbastanza difficile, ma siamo molto soddisfatti dei risultati che otteniamo. La Breast Unit è un'unità di senologia che sostanzialmente ha lo scopo di creare un percorso ottimale per le pazienti che scoprono la malattia, che hanno sospetto di malattia. Abbiamo creato un CUP senologico, quindi il punto di partenza, diciamo, di questo percorso ottimale è il CUP senologico, un numero telefonico che si trova anche sul sito dell'azienda, è un indirizzo mail a cui chiunque si può rivolgere se ha necessità di effettuare una visita chirurgica, una visita senologica, un esame radiologico, diagnostica senologica, dopodiché la paziente sostanzialmente viene presa in carico e viene accompagnata per tutto il percorso. Lo scopo di questo nostro lavoro è quello di ridurre i tempi di attesa, di ottimizzare i servizi sanitari per le pazienti
sono sempre più numerosi, casi all'anno in Italia sono sempre più numerosi, di quelli che giuro la migrazione sanitaria, questa piaga che purtroppo affligge la Calabria, e quindi ridurre anche i costi della spesa sanitaria e garantire insomma una soddisfazione alle pazienti per il trattamento a cui sono sottoposte. La nostra realtà, che ormai appunto esiste da 5 anni, ha iniziato trattando circa 120 casi l'anno, in realtà adesso quest'anno, l'anno scorso 2023, siamo arrivati a quasi 300 casi trattati, nuovi casi trattati in un anno. La nostra organizzazione, questo progetto organizzativo, prevede quindi la presa in carico della paziente, e poi la cosa importante che abbiamo messo in atto è il gruppo multidisciplinare che si incontra tutte le settimane, che discute i casi da trattare sia chirurgicamente che con terapia adiuvante dopo chirurgia, e quindi siamo riusciti insomma a far collaborare, a creare una sinergia tra i vari specialisti, ed ora siamo un bel gruppo, numeroso, perché ci sono chirurgi senologi, il dottor Pisano, il dottor Veltri, chirurgo plastico, il dottor Abbonante, radiologi che si dedicano alla senologia, il dottor Bertucci insieme alla dottoressa Fusaro, anatomopatologi dedicati alla mammella, la dottoressa Ravecchia, la dottoressa Carà, radioterapisti, dottoressa Menzotta, il dottor Cervo, oncologi medici, che sono veramente tanti, hanno fatto un grande sforzo di disponibilità, perché le pazienti che prendiamo in carico sono poi pazienti che noi seguiamo per tutto il follow up, quindi i numeri sono numeri importanti. Abbiamo un genetista, una psico-oncologa, un medico nucleare, il case manager, il data manager, l'ingegnere biomedico, infermieri professionali, insomma siamo un gruppo, un vero e proprio gruppo multidisciplinare, molto attivo e capace di collaborare e di dialogare, che non è insomma una cosa semplice, ma quello che ha spinto tutti noi a fare questo percorso, grazie anche ovviamente alla sensibilità della direzione aziendale che ci ha supportato e ci ha permesso anche di fare questo lavoro in un modo, come dire, dal punto di vista organizzativo, ma anche della tecnologia a un livello diciamo avanzato, insomma, abbiamo risonanza magnetica, abbiamo il mammografo digitale, insomma facciamo la mammografia con mezzo di contrasto, abbiamo tutta la tecnologia di cui un centro di senologia deve essere dotato, e siamo anche inseriti all'interno di una realtà nazionale che è quella di Senonetwork, un network di senologia, che ovviamente anche questo è un dato molto importante, perché non siamo isolati e fuori dal mondo, quindi tutto quello che noi facciamo viene confrontato con tutto quello che si fa per il tumore della mammella in Italia e nel mondo. Quindi è stato insomma un lungo cammino difficile, ma i risultati insomma si vedono, sappiamo che a livello nazionale il vantaggio del trattamento nelle breast unit è un vantaggio di sopravvivenza. Quindi, capite insomma che è uno sforzo che ha uno scopo ben preciso e che chiunque di noi vorrebbe ottenere, quindi questo è stato il risultato più importante insomma che abbiamo ottenuto. Complimenti, mi senti? Sì, volevo grazie. Fare complimenti a te al gruppo multidisciplinare della Breast Unity. Volevo farti una domanda. Se avete un supporto e avete una collaborazione con le associazioni di volontariato del territorio in questo progetto? Certo che sì, abbiamo l'associazione in particolare Salute Donna che ci ha supportato, collaboriamo comunque con tante associazioni di volontariato, abbiamo i volontari che sono presenti soprattutto nel momento iniziale dell'incontro con la paziente, perché quello ovviamente è il momento più delicato
e quindi è importante che ci siano persone con una certa sensibilità che accolgano, accompagnano le pazienti, perché voi immaginate che una paziente arriva e deve fare una serie di visite, una serie di esami, e ovviamente il primo sentimento che prova è la paura, quindi avere qualcuno che prendendoti per mano ti accompagna laddove devi andare per eseguire gli esami, questo già è un grosso vantaggio e dà la sensazione di non essere abbandonati a se stessi, che è quello che poi accade per tutto il percorso della paziente durante le terapie. Le terapie adiuvanti vengono fatte all'ex ciaccio, dove c'è appunto l'oncologia, la radioterapia, dove abbiamo organizzato insomma un ambulatorio comune tra oncologi e radioterapisti, e anche qui insomma le volontarie sono molto importanti. Ok Elvira, ti ringraziamo, speriamo di averti di presenza in una prossima occasione, salutaci tutti in primis. Volentieri, grazie a voi, complimenti per l'iniziativa, grazie a voi, a presto, ciao. Molinaro, il primario di oncologia di Lamezia Terme, è una donna che fa con passione il suo lavoro. A lei ho chiesto di parlarci proprio di questo aspetto. Nel momento della diagnosi o nel percorso di questi pazienti oncologici, quanto l'aspetto estetico conta nella gestione globale della patologia. Grazie Pina. Buonasera a tutti, è un doveroso ringraziamento alla FIDAPA per aver organizzato questa giornata e per avermi invitato a questa splendida, devo dire, iniziativa. Quindi un ringraziamento alla signora Pulerà, alla Presidente, alla segretaria, alla dottoressa Boggia, a tutte le socie, e un ringraziamento particolare va anche alla dottoressa Mimma Calogero, che diciamo alla quale sono legata da profonda amicizia e da stima da tantissimi anni. Oggi ringrazio anch'io tutti voi presenti, perché è una giornata, questa particolare, la giornata dell'8 maggio. Parliamo sempre di sfide, di queste donne che lottano ogni giorno per salire un gradino più su, per portare avanti quelle che sono le loro esigenze, le loro problematiche. Però oggi noi abbiamo questo argomento, sono felice di essere qua per parlare di questa problematica che è nuovissima e che devo dire, tocca il cuore di tutti noi, perché non si parla molto di questo, è vero, Teresa Pollà, non se ne parla perché si parla sempre di cure, di altre sfide che affrontano le donne, ma la sfida è una sfida grande, quella che affronta ogni giorno la donna che è malata di cancro. Noi possiamo dire questo, vi do giusto qualche dato perché rimanga e perché faccia capire l'entità del problema che viviamo oggi. Il registro tumori è stato fondato nel febbraio del 2016. E parlavamo di una certa incidenza di tumori femminili, si parlava di 10.000 casi circa nella nostra regione. Siamo con gli anni, questa casistica è cresciuta, addirittura nel 2023 siamo arrivati a dai 15 ai 16.000 casi. Purtroppo c'è tanto anche da fare in questo senso, perché per esempio siamo carenti per quanto riguarda questo registro tumori, a Vibo non esiste, però dobbiamo dire che per esempio a Cosenza, nella provincia di Cosenza, c'è un'alta incidenza di queste delle patologie della sfera femminile. Dottoressa, entriamo nel vivo la sua esperienza, la proprio esperienza l'aspetto estetico. L'aspetto estetico è importante, la storia della malattia è cambiata. Oggi vediamo sempre più persone giovani, è vero, che si approcciano a queste cure, cure diverse rispetto al passato, perché una volta anche l'epidemiologia è cambiata, ma sono cambiati con gli studi di genetica, sappiamo tante più cose rispetto al passato e facciamo trattamenti diversi, trattamenti innovativi. Dobbiamo pensare che oggi sono aumentate le malattie del sesso femminile, soprattutto delle giovani donne che affrontano questa malattia con molto coraggio, però in effetti cosa dobbiamo dire? Che non è facile il primo approccio, non è facile, cerchiamo di affrontarlo ogni giorno con tutte le nostre forze, ma è sempre difficile.
Quella mi pare che tra quelli dove ancora le variazioni, diciamo, dell'aspetto estetico sono più frequenti. Vorrei che certo. Tu si focalizzassi. Sì, focalizzo questa cosa perché effettivamente arrivano queste giovani donne alle quali bisogna comunicare la malattia e comunicare questo percorso di cura. Allora, intanto la comunicazione è importante, la prima comunicazione è importante. Io nel mio piccolo sono sempre affiancata dalla nostra psico-oncologa che è qui, la dottoressa Corsini, che diciamo ci aiuta nel momento iniziale quando si danno queste prime notizie alle pazienti e si parla della malattia, delle cure, della prognosi, di tutte le cose a cui andrà incontro questa donna. Ma io mi chiedo, noi tante volte siamo, scusate la voce ma sono molto rara, queste donne, noi parliamo di cure che a volte sono molto lunghe, di cure che vengono fatte prima dell'intervento, quindi cure neoadiuvanti che sono protratte, che poi vanno proseguite anche dopo l'intervento. Ma noi tante volte ci occupiamo della donna nella sua interezza, io mi chiedo, noi siamo oncologi, noi dobbiamo vedere la donna nella sua totalità. E non dobbiamo soltanto parlare della cura di quel protocollo, perché è normale, quel protocollo che affronteranno comporta delle problematiche che sono molto, molto pesanti. Le donne affrontano la cicatrice, giusto? Affrontano il cambiamento del loro corpo, l'hanno detto prima chi mi ha preceduto in questo, affrontano un cambiamento enorme. Allora io posso dire che all'inizio, quando si affronta il problema, c'è sempre lo sgomento, la rabbia, l'incredulità di dover sentire che si è ammalati di cancro. E poi c'è una negazione, quindi la donna rimane così sconvolta di dover affrontare queste cure. Quindi tutto va detto con molto tatto, però bisogna aiutare. Ti fanno? La domanda che fanno sempre è anche questa. Chiedono, ecco, questo io nella mia esperienza ho sempre notato questo, chiedono, ma dottoressa è importante, potrò vivere, la mia situazione com'è, più grave, meno grave? E noi rispondiamo. Successivamente la prima cosa che chiedono, dicono, ma io affronto queste cure, ma dottoressa io perderò i capelli, io vado incontro a questo. E perché è la parte, io vi posso assicurare, che non avere una mammella, avere una quarta, avere una mastectomia, avere una cicatrice, non è visibile. Quello che è visibile all'esterno è proprio l'alopecia, il cambio, no, nella facies, giusto? E le pazienti, una volta una paziente di Reggio mi disse questo, che mi è rimasto impresso, ha detto, a me non dà fastidio non avere più i miei capelli, ok? A me dà fastidio cogliere negli altri quello sguardo di pietà e di identificazione quando mi incontrano, perché viene il paziente che ha la sua alopecia, che non ha le sopracciglia, viene già identificato come un paziente oncologico, ok? Quindi è terribile questo sentirsi diverso, per cui è fondamentale che il paziente accogli la sua malattia, perché la deve accettare, però deve essere aiutato a capire che può affrontare tutto, ma che non è così, e non deve essere leso nella sua femminilità, perché per una donna è tutto apparire come era prima. Dobbiamo considerare che la donna di oggi è una donna che è mamma, no? È una donna che lavora, che ha un ruolo nella società. Non è facile poi proseguire la propria attività quando si ha un aspetto diverso, no? Un'altra volta, un'altra frase che disse una paziente e fu molto offensiva nei confronti della malata, disse, ah, ma voi malate di tumore avete tutta la stessa faccia, siete tutte uguali, neanche distinguibili, perché è logico, la malata è con l'alopecia, col viso gonfio per il cortisolico, col pallore per l'anemia, e quindi è come se fossero tutte allo stesso livello. È terribile, la donna così perde la propria identità, perde la propria, non si riconosce più, e quindi bisogna aiutarla in questo, io penso, e chiarire, fare in modo che a quel momento di negatività iniziale, perché non si riconosce più nel fisico, la donna si vede diversa, si vede cambiata, no? In tutto il suo fisico, se pensiamo come cambiano anche a livello muscolare, no? Come cambia il fisico, cambia tutto. La donna deve abituarsi a ritrovarsi come era prima, ad avere quella sua
quella sua femminilità e va aiutata in questo. Ecco perché questo prendersi cura della paziente significa prendersi cura di lei a 360 gradi, e diciamo, focalizzare l'attenzione su questo è importantissimo, al di là di quelle che sono quelle cure che dovrebbero fare, se poi hanno un effetto collaterale o l'altro, però vedersi come prima, perché vanno incontro a una serie di cambiamenti che sconvolgono la vita, che la sconvolgono nella psiche e nell'esteriore, no? Pensate, una mamma che non ha più i capelli e che si fa vedere dai suoi bambini così, cioè ovviamente la malattia oncologica porta uno sconvolgimento tale non solo nella donna ma in tutto l'ambiente familiare, in tutta la società. Ecco perché queste iniziative benvengono, perché dobbiamo cominciare a parlare di cura, ma di cura nell'interesse, curare la donna in tutti i suoi aspetti, sia nella malattia che in quello che sono gli effetti collaterali, per aiutarla a sopportare, perché dopo questa fase, diciamo, di non riconoscersi così diversa, bisogna far capire che bisogna anche accettare questi cambiamenti, perché la donna non sarà più come era prima, però accettare che si è cambiati, che si può modificare qualcosa, e si è belli lo stesso anche dopo, anche se cambia il colore dei capelli, perché dopo l'alopecia cresceranno, no? Bianchi di solito per la mancanza di melanina, eccetera, o il fisico non sarà più lo stesso di prima. Far capire alle donne che c'è una bellezza interiore, devono sentirsi loro belle dentro, come erano prima. Noi le curiamo, ma dobbiamo dare loro quella dignità e quella gioia di vedersi di nuovo mamme, mogli, persone belle, belle dentro e belle fuori. Quindi io penso che l'oncologo debba fare anche questo, e occuparsi non solo delle cure, ma della donna in se stessa come persona. Noi dobbiamo pensare sempre di avere davanti non il tumore della mammella, come diciamo spesso, no? Tre palazzi, un duttale, no, abbiamo davanti una persona che ha una psiche, che ha una problematica, e dobbiamo aiutarla a farla vivere meglio, vivere la malattia, perché se la vive meglio noi siamo anche agevolati a curarla, e ha una risposta, ha una, diciamo, è compliante le cure. La persona, se è informata, se sa come reagire a questo suo cambiamento, a come reinserirsi nella società, a come sentirsi bella dentro, anche se è diversa, riesce a sopportare la malattia. E quindi penso che il nostro lavoro è proprio questo, di cominciare a non fare soltanto i chemioterapisti, ma fare gli oncologi, che è un'altra cosa, tra il palazzo, prendersi cura della persona, io penso, in questo suo percorso di cura. Se non facciamo questo abbiamo fallito. Ecco, questa è la mia esperienza. Una curiosità, oggi è la festa delle donne, ci sono tante donne, ma ci sono tanti uomini incuriositi da questo problema. Sì. Ma il tumore della mammella può colpire anche l'uomo? Certo, in una piccola percentuale colpisce anche l'uomo. Noi abbiamo avuto anche dei pazienti, una percentuale minima, è vero, e dobbiamo dire questo, che sono persone che diciamo hanno, più delle volte portano una mutazione genetica, no? Hanno la mutazione del BRCA, in modo particolare del BRCA2, quindi si ammala il tumore alla mammella. Però possono essere anche persone giovani che hanno appunto una loro vita e che devono essere curati allo stesso modo, e anche loro ora, ecco, tante volte anche dall'uomo viene che gli uomini maturi tengono molto il loro aspetto, vedendo... certo, non posso dimenticare alcuni anni fa un altro, ecco, io avrei tante storie da dire, perché dopo 30 anni di questo lavoro abbiamo visto tante persone, un poliziotto che è arrivato da noi con un carcinoma duttale infiltrante triplo negativo, quindi andava curato come si cura nella donna, cioè con una terapia abbastanza corposa, abbastanza difficile da seguire, e lui andava in piscina, quindi era una persona, un atleta, insomma, era una persona, un giovane molto prestante, per cui un giorno vado a visitarlo, aveva avuto questa mastectomia, ovviamente nell'uomo è molto meno
per natura molto più semplice rispetto alla donna, quindi si vedeva la cicatrice, però era poco evidente, no? Io non pensavo mai di vedere l'uomo così. Allora vado a visitarlo e trovo che aveva su internet, ecco, aveva comprato un'areola con il capezzolo di silicone. Ho detto: questa, signor Antonio? Ah, questa me la sono messa così perché io non ce la faccio a vedermi diverso da prima. Io vado in piscina e io voglio essere come ero prima. Ecco, quindi non pensiamo che è stare bene con se stessi, ed essere allo specchio è solo un problema della donna, ma un problema della persona che perde con la malattia, purtroppo perde la sua identità, non si vede più come era prima. E quindi anche nell'uomo ci può essere questo desiderio di vedersi come era prima, e penso che sia legittimo questo, perché non è semplice, no? Cambiare la propria vita, vedersi diverso dall'oggi al domani, e quindi penso che sono delle cose che noi dobbiamo puntualizzare, queste, cercare di aiutarle a vivere e fare di tutto e mantenere l'aspetto fisico per sentirsi bene dentro come erano prima. Quindi ben vengano queste cose che ci aiutano aiutano noi ad aiutare loro, scusate il gioco di parole, ma aiutare per farli sentire meglio e a vivere la loro vita, anche se con la malattia. Devono essere come erano prima, solo così possono andare avanti e godere la vita, no? Grazie Pina. Salutiamo la dottoressa Pina Molinaro, che omaggiamo con un omaggio floreale. Grazie. Diceva la dottoressa Molinaro: aiutiamo le donne ad essere belle dentro. Penso che ci sia una figura che in questa sala vedo ben rappresentata, quella delle psico-oncologhe, e qua abbiamo la fortuna di avere Maria Domenica Iuvaro, che oltre ad essere dirigente psicologa all'ASP di Cosenza, psico-oncologa specializzata, rappresenta anche come coordinatrice la SIPO, la società italiana delle psico-oncologhe calabresi. Spiegaci bene della società e del tuo ruolo in questo campo. Grazie. Sì. Buonasera a tutti, ringrazio innanzitutto la FIDAPA per avermi dato questa opportunità di riflettere insieme a voi su questo tema a noi così importante, a noi così caro. E la SIPO è la Società Italiana di Psico-Oncologia, che è nata circa quasi 40 anni fa a Milano, proprio per prendersi cura, con l'intento di prendersi cura dal punto di vista psicologico, olistico, del paziente oncologico a 360 gradi. Quindi la Società Italiana di Psico-Oncologia, nell'ottica di un approccio interdisciplinare, costituisce un'interfaccia tra diverse discipline, tra la psicologia, la psichiatria, la medicina, e rappresenta proprio questa volontà, questo intento di prendersi cura del paziente in maniera completa, in maniera sistemica. E porto i saluti del presidente nazionale della Società Italiana di Psico-Oncologia, la nostra collega psico-oncologa Angela Piattelli, dell'unità operativa complessa di oncologia di Cosenza, e del direttivo regionale della SIPO. E la dottoressa diceva che avevano organizzato questo incontro con grande passione, perché la passione è quello che si evinceva dai nostri curricula, dalle nostre storie. È proprio così, e garantisco che gli psicologi, gli psico-oncologi che lavorano nelle unità operative di oncologia, di ematologia, di oncoematologia, a diversi livelli anche delle cure palliative, lo fanno con grande passione. E anche con grande tenacia, visto che ancora oggi gli psico-oncologi non sono strutturati nella maggior parte delle oncologie, almeno calabresi. E molto di noi hanno portato avanti questa determinazione, questa volontà, questa passione, anche con anni di volontariato, anche con anni di dedizione a questo settore. Così continuiamo a farlo.
con grande onore oggi rappresento la SIPO Calabria, e in aula c'è anche altre componenti del direttivo, tra cui Roberta Riccio, che vi saluto. Allora, ripartiamo, do il via, spero di non prendermi moltissimo. Sì, aggiungere che Roberta Riccio fa parte del mio dipartimento. Sì, lo so, me l'ha comunicata, lo so, con grande piacere. Allora, mi piace partire sempre dalle pazienti, sempre dalle persone, e quindi partire dalle loro frasi. Il cancro mi ha tolto il seno, i capelli, la mia femminilità. Ho tolto tutti gli specchi da casa, non riuscivo a sopportare la mia immagine riflessa. Mi collego molto a quello che ha appena detto Peppina Molinaro. Nulla di quello che ero è qui adesso, cancro è guardarsi e non riconoscersi. Che cos'è il cancro? Molti di noi l'hanno vissuto per vie dirette e indirette. È un evento sicuramente traumatico che infrange gli equilibri personali, relazionali, sconvolgendo la vita di chi si ammala. Che cosa vuol dire? Che una diagnosi di cancro sicuramente infrange degli equilibri, infrange quelli che sono i progetti, la quotidianità, l'organizzazione familiare. Si diceva prima, il cancro è, noi la chiamiamo una malattia familiare perché investe tutto il sistema delle relazioni familiari. La Kubler-Ross ci parla di questo, che cosa avviene, no? Che cosa avviene nei pazienti oncologici. La Kubler-Ross ci parla del ciclo del dolore, no? Che si attraversa quando si ha una diagnosi di cancro, ma anche quando si hanno degli eventi particolarmente dolorosi nella nostra vita. Attraversiamo delle fasi emozionali che non si susseguono, ognuno di noi è diverso, no? Una propria personalità, una propria storia. Quindi queste fasi arrivano con modalità diversa, si susseguono in modalità diversa. Si diceva prima la fase della negazione e del rifiuto iniziale, la fase della rabbia, del patteggiamento, se adesso adotto uno stile di vita sano, magari me la cavo, magari riesco a superarla, fase della depressione, una depressione anche naturale, che può essere non patologica, perché è la fase della consapevolezza di qualcosa che è cambiato, fase dell'accettazione. E allora che cosa succede? No? La paziente vive l'impatto psicologico della diagnosi, ma non basta, perché subito dopo iniziano gli effetti psicologici dovuti agli effetti collaterali, comunque agli esiti delle terapie. Quindi si diceva prima la chirurgia, la chemioterapia, la radioterapia, ansia, paura per la propria vita, rabbia, senso di vulnerabilità, perdita di controllo sulla propria vita, cambia tutto. La chirurgia viene vissuta sicuramente come una terapia risolutiva, però associata anche a molta paura di quelli che possono essere gli esiti anche estetici. La chemioterapia rimanda, dicevamo prima, alla condizione di essere malato, perché dà degli effetti estetici, fisici. La radioterapia, la paura che questa terapia possa danneggiare gli organi interni. E dicevamo prima l'alopecia, no? Mi è piaciuto dedicare una slide interamente a questo effetto collaterale, perché, diceva la dottoressa Molinaro, rappresenta un rimando costante alla propria condizione di malato. Può rappresentare per le donne perdita della propria identità, della propria femminilità, impatta sulle relazioni sociali, sulla qualità di vita, è correlata a diminuzione del livello di autostima, riporto dati scientifici ovviamente, aumento del distress, di cui parleremo, livelli più alti di ansia e depressione, ed è l'effetto collaterale tra i più traumatici ed è il più temuto, soprattutto per i pazienti più giovani e nella popolazione femminile. Quando viene comunicata la diagnosi, una delle prime domande, forse poche, perché nella comunicazione la diagnosi spesso procura un blackout cognitivo,
no? In quella fase di quasi di shock la paziente magari dice anche poche cose, poi dipende sempre dalle pazienti, ma sicuramente si chiede, ci chiede se le cadranno i capelli. A questo proposito ringrazio l'onorevole, perché non si tratta di una banalità, si tratta di sostanza, si tratta di un cambiamento culturale, vuol dire legittimare un bisogno che non è solo estetico, non è, è forma, è sostanza. E allora le terapie procurano sicuramente minor benessere psicofisico in pazienti mastectomizzate, pazienti con tumore del cavo orale, pazienti stomizzati, alterazioni del funzionamento sessuale derivanti ovviamente dalla chemioterapia, dalla menopausa indotta, dalla chirurgia, paura della perdita della propria femminilità, paura della perdita della fertilità, senso di perdita di femminilità, diminuzione dell'autostima. Il disagio psicologico sappiamo bene che non finisce con la fine del trattamento, ma può protrarsi anche molto tempo dopo, per molto tempo dopo. E l'alterazione dell'immagine corporea dovuta agli esiti della chirurgia, gli effetti collaterali delle terapie. Ma che cos'è l'immagine corporea? L'immagine corporea non è l'immagine di noi stessi che vediamo in una fotografia o che vediamo riflessa nello specchio. L'immagine corporea ha diverse componenti, è qualcosa di molto più complesso perché racchiude i nostri pensieri rispetto a quell'immagine, comprende come noi ci sentiamo rispetto a quell'immagine, comprende i ricordi, ha una componente affettiva, cognitiva, comportamentale. Ciò vuol dire che in base a ciò che noi sentiamo, pensiamo, se ci riconosciamo in quell'immagine, possiamo agire. E l'alterazione dell'immagine corporea, i vissuti quali sono? Pazienti per esempio con tumore alla mammella sottoposte a intervento chirurgico riferiscono di sentirsi deformate, mutilate, meno femminili, sessualmente meno attraenti. L'alterazione dell'immagine corporea, allora, la prima slide è che il cancro rappresenta un evento traumatico. Allora l'alterazione dell'immagine corporea rappresenta un potenziale ulteriore evento traumatico. Sappiamo che il danno estetico viene vissuto come una ferita narcisistica, ovvero la ferita alla propria dignità, al senso del proprio valore, che colpisce l'autostima. E noi psicologi sappiamo come la compromissione estetica dovuta alla malattia, alle terapie, riattivi inconsciamente le pregresse ferite narcisistiche. E sono stati effettuati già diversi studi su quello che è l'impatto dell'alterazione dell'immagine corporea sulla qualità di vita, per esempio, dei pazienti, sulle dimensioni psicologiche. Questo studio del 2017 dell'impatto psicologico dei cambiamenti della sessualità, della fertilità e dell'immagine corporea su giovani donne con tumore al seno e sui loro partner, che cosa ci dice? Ci dice che l'immagine corporea alterata ha un'influenza negativa sulla funzione sessuale, di cui si parla pochissimo, meno ancora dell'impatto estetico della terapia e dei trattamenti. Delle alterazioni sessuali nei pazienti oncologici se ne parla davvero troppo poco ancora. E le alterazioni nella sessualità, nella fertilità e nell'immagine corporea impattano sulla qualità di vita. Quali sono le raccomandazioni? Cioè, gli studi scientifici ci forniscono di raccomandazioni, ci dicono quello che noi dobbiamo fare. Supporto psicologico, essenziale nella cura delle giovani pazienti per esempio con tumore al seno e nei loro partner. Ancora ce n'è troppo poco di supporto psicologico nei centri oncologici. Interventi psicoeducativi su come gestire i sintomi e migliorare la propria immagine. Informare sui possibili effetti collaterali del trattamento sulla sessualità, eccetera. Ovviamente la Breast Unit ce lo insegna, effettuare una consulenza pre-intervento chirurgico finalizzato a promuovere aspettative reali, a preparare la donna a quelli che possono essere
delle problematiche estetiche in seguito, e quindi di immagine corporea in seguito all'intervento. Fornire, gli studi ce lo dicono, di fornire tecnico, tradotto in maniera letterale, fornire tecniche di make-up. Quindi insegnare alle donne come gestire alcuni cambiamenti fisici. Questo è un altro studio condotto anche se su una popolazione esigua di pazienti, che studia l'impatto di alcuni di interventi estetici su 88 pazienti di cancro femminile, e si rileva come ci sia stato un impatto positivo sia sull'immagine corporea che sul livello di autostima. Un altro studio pubblicato su Psychoncology nel 2019 rileva un impatto psicologico di interventi congiunti psicologici e estetici su una popolazione femminile, su 39 pazienti, rilevando come, se voi vedete bene, c'è la linea continua rappresenta il paziente che è stato sottoposto a trattamento. Vedete come c'è un impatto positivo sia sui livelli di depressione, i livelli di depressione diminuiscono, la qualità di vita migliora, l'immagine corporea migliora e migliora l'autostima. Una meta-analisi relativa pubblicata nel 2022 ci dice che la cura dell'aspetto fisico, dell'aspetto estetico, ha avuto un effetto immediato positivo sull'autostima, l'ansia, la depressione e la sessualità. Ci dice che un effetto ancora incerto è sull'immagine corporea e qualità di vita, ma sicuramente c'è un impatto positivo, ma che necessita di ulteriori studi con una popolazione più numerosa. E allora ritorno un po' a estetica oncologica, il titolo che mi ero data, un po' che avevo data a questa relazione leggendo anche la frase di Patch Adams, comprendendo quello che era l'intento di questo convegno, e quindi la cura in senso olistico si utilizza proprio per definire la condizione psicologica dei pazienti oncologici. È un termine preciso, il distress. Il distress, perché distress? Perché si usa questa parola affinché la condizione psicologica della paziente oncologica, dei pazienti oncologici, non venga stigmatizzato. Non si usa disturbo, si usa disturbo quando viene conclamata, viene fatta una diagnosi da DSM-5. Si usa distress proprio per definire questa condizione psicologica che ha una dimensione fisica, spirituale, estetica, psicologica, appunto, che va da una condizione di vulnerabilità, di tristezza, fino a condizioni, diciamo, più patologiche. E vedete, perché vi porto questa scheda? Questo è uno strumento che noi utilizziamo, che la SIPO ha adottato, che la SIPO Calabria adotta, per rilevare quello che è il livello di stress nei pazienti. Allora, consegna al paziente, che compila autonomamente questo strumento, questa sorta di test, vedete, è costituito da un termometro del distress, in cui c'è un livello di stress che va da 10, si interviene dal punto di vista di un intervento mirato, strutturato, psico-oncologico, con un cutoff, quando sia un cutoff maggiore di 4, quindi quando il paziente dice: io, il mio disagio psicologico, il mio distress è maggiore di 4. Però la cosa importante è che cosa andiamo a chiedere. Questo strumento è utilizzato a livello internazionale, ovviamente, e dell'NCCN, quindi guide linee internazionali. I problemi che possono causare questo distress sono delle problematiche, sono dei problemi che appartengono ad aree diverse della dimensione umana, dai problemi fisici, pratici, sociali, psicologici, spirituali.
E vedete, infatti, tra i problemi che noi andiamo a rilevare, chiediamo se il paziente ha vive una problematica relativa al cambiamento dell'immagine. Allora, quando ci prendiamo cura di un paziente, ci prendiamo cura nella sua complessità, dobbiamo prenderci cura degli aspetti somatici, ma non solo, dicevano prima di noi colleghi, gli aspetti somatici, gli aspetti spirituali, emozionali, relazionali, ma anche degli aspetti estetici. E allora dobbiamo chiederci, dietro a quella diagnosi, la mammella, il polmone, eccetera, eccetera, no, l'ovaio, dobbiamo chiederci chi c'è lì dietro, la storia di quel paziente, di quella paziente, oggi le ho messe tutte donne. Dobbiamo chiederci una storia magari di tumori ereditari, familiari, oppure una donna che ha appena avuto un bimbo. Qual è la storia di quel paziente? E allora sappiamo bene come curare e prendersi cura, sono solamente le due facce della stessa medaglia. Non possiamo curare la malattia a prescindere dalla persona, a prescindere da diverse dimensioni di quella persona. Nell'ottica di un approccio biopsicosociale nasce appunto un approccio integrato adottato, che abbiamo adottato anche a Cosenza negli ultimi anni, di un approccio integrato tra l'estetica oncologica e la psico-oncologia, dove l'approccio psicologico tende a contenere emotivamente, quindi gli aspetti emozionali legati alla malattia e alle terapie, ma anche a integrare nel sé del paziente e della paziente cambiamenti corporei legati alla malattia e alle terapie. È l'approccio estetico ad arginare gli esiti nocivi delle terapie, proprio con l'intento di migliorare la qualità di vita del paziente e di evitare che gli esiti estetici di malattie e di terapie possano causare un ulteriore trauma per i pazienti. Da questa convinzione, da questo approccio, l'approccio biopsicosociale, approccio integrato con l'estetica, quello che ci diceva un po' la letteratura, ma anche dai bisogni legittimati dei pazienti che afferivano all'unità operativa di oncologia, è nato questo progetto che è Oncoasis, l'oasi del benessere, con la collaborazione di estetiste che sono state formate anche dagli operatori presenti in oncologia e che appunto hanno offerto degli interventi di estetica oncologica alle pazienti. E qui ci sono degli scatti che ho fatto negli ultimi anni, insomma, che a me sono veramente molto cari. E questa era la brochure rispetto ai servizi che venivano offerti in maniera gratuita dalle estetiste di questa accademia. E vi ho voluto portare anche una locandina, perché ogni mese facevamo un corso di autotrucco, sempre in sinergia psicooncologo e estetiste specializzate in estetica oncologica, ed era un modo per loro di ritrovarsi, per noi di ritrovarci con loro in un setting anche diverso e per dare degli strumenti a queste pazienti per vedersi meglio, per riuscirsi a guardare allo specchio. Quindi queste estetiste insegnavano letteralmente alle pazienti una modalità di trucco più adeguata, anche davano dei consigli su dei trattamenti estetici, eccetera. Questa è un'altra. Ovviamente non sempre le pazienti, per problemi di tempo, per problemi di, insomma, di logistici, eccetera, allora spesso accade anche che siano le estetiste che si recano alla poltrona al letto del paziente. Abbiamo somministrato un questionario per rilevare in effetti qual era l'impatto di maggior, cioè gli effetti, per capire quali fossero gli effetti collaterali che impattavano di più psicologicamente sui pazienti e se in effetti sottoporsi a degli trattamenti estetici avessero portato dei benefici rispetto all'immagine corporea. Ne è derivato uno studio, un lavoro che abbiamo portato come SIPO Calabria nel congresso SIPO a Napoli qualche anno fa, in cui emerge che la popolazione ovviamente ancora esigua,
Il maggior disagio psicologico in 16 su 25 pazienti era correlato a danni estetici, piuttosto che a vomito, nausea, eccetera, eccetera, con influenza negativa sull'immagine corporea. L'intervento estetico impattava positivamente sull'immagine corporea nella maggior parte dei pazienti, in 21 su 25 pazienti, addirittura migliorandola in 6 pazienti su 21. Chiedevamo alle pazienti che cosa l'ha portata a rivolgersi al centro di oncologia estetica, di estetica oncologica. Mantenere un'immagine, era una domanda aperta, mantenere un'immagine di me positiva, star bene, sentirmi bella, tengo molto a me stessa, mi piace prendermi cura di me, il consiglio della psico-oncologa, la necessità di sentirmi normale, non sopporto la caduta delle sopracciglia, mi ha sconvolto più dei capelli, non mi riconosco allo specchio, l'entusiasmo della mia amica malata oncologica come me. E adesso vi ho portato una cosa a cui tengo davvero moltissimo, una testimonianza di una paziente, dura 3 minuti. Sono stata e sono purtroppo ancora oggi una malata oncologica. È un brutto periodo quello che si attraversa quando si ha questa malattia. È bello incontrarsi con queste ragazze che sprigionano tanta voglia. Chiedo scusa un attimo solo. Sono stata e sono purtroppo ancora oggi una malata oncologica. È un brutto periodo quello che si attraversa quando si ha questa malattia. È bello incontrarsi con queste ragazze che sprigionano tanta voglia di non so cosa, di vivere, e si prodigano a farti bella. Purtroppo quando ci si guarda allo specchio si è senza capelli, si è senza ciglia, si è senza sopracciglia e allora è un impatto terribile la mattina. Dice, tutti dicono non fa niente, eppure per una donna quanto fa? Soprattutto per una che non passava il venerdì sera se non era da parrucchiere per tagliarsi i capelli, per farsi la piega, per farsi la tinta, provare nuove mesh, per me è stato così, era così, purtroppo sono 2 anni e mezzo che non è più possibile farlo. Quindi di buon grado ho accettato questo per sentirmi ancora una volta di più donna. Non è questo che ci fa sentire donna, eppure è questo quello che ci dà la forza magari anche di andare avanti. Quando vedi i miei nipotini, io con molta disinvoltura a casa sto senza parrucca, sto senza foulard, sono completamente calva e i miei nipotini oramai ci hanno fatto caso a questo e non dicono più niente e addirittura mi abbraccio e dico nonno ma tu sei bella lo stesso. Oggi quando mi rivedranno forse non la riconosceranno quella nonna, non la riconosceranno sicuramente perché oggi mi hanno fatto veramente bella, non lo dico da sola che sono veramente bella, certe volte tu. Dice, ma come fai? Certe volte dormo, certe volte faccio finta di dormire.
Allora, vi lascio con queste parole di Eugenio Borni a proposito delle parole, della cura, del prendersi cura. Al di là delle cure farmacologiche, non si può se non ascoltare in silenzio, ascoltare senza fine, rispondere alle domande, ma non fare mai domande che rischiano di essere in conflitto con l'interiorità e la riservatezza, con la fragilità e il pudore, con il sentimento del tempo, di chi sta male. Ma solo l'intuizione, la grazia dell'intuizione, fa sgorgare dall'anima le parole necessarie alla cura e fa leggere i linguaggi dei volti e degli sguardi, del sorriso e delle lacrime. Le parole, la cura, il prendersi cura, possono essere scialuppe in un mare in tempesta, ponti invisibili verso destini comuni. Grazie. Dottoressa, ti volevo fare una domanda, giusto organizzativa. Tu lavori presso l'ASP di Cosenza. Abbiamo visto l'organizzazione della Breast Unit a Catanzaro. Visto che tu rappresenti il direttivo regionale, esistono realtà a gestione multidisciplinare anche nell'ASP di Cosenza e di Reggio? Allora, la Breast, sì, certo, esiste la Breast Unit nell'azienda ospedaliera di Cosenza. E come Breast Unit, come approccio strumento multidisciplinare, c'è anche il PDTA, i percorsi diagnostici terapeutici assistenziali per i tumori femminili. Breast Unit, sì, diciamo che si stanno sviluppando adesso, però Catanzaro e Cosenza, insomma, sono già avviate. Cosenza davvero da poco, ecco. Grazie a lei. È molto particolarmente commovente quello delle testimonianze. Ho capito che è molto difficile testimoniare, tant'è che giovani donne che dovevano essere qui a testimoniare per un motivo o per l'altro non se la sono sentite, quindi vuol dire che veramente non è facile. Sono sicuro che la donna che invito a testimoniare, Anna Maria Caligiuri, una nostra socia, ha il coraggio per raccontarci la sua esperienza. Anna, ti vuoi sedere? Vuoi stare in piedi? Come stai meglio? Ok, siediti qui. Mi perdonate, mi allora, siedo. Raccontaci qualcosa della tua esperienza, in particolare concludendo con l'aspetto certo, estetico. Certamente. Devo ringraziare Mimma, ma adesso vi spiego perché. Lasciatemi fare un passo indietro nel tempo. E voglio portarvi nell'ottobre del 2009, quando io sono diventata presidente della sezione FIDAPA di Soveria Mannelli e come mia vicepresidente c'era la qui presente dottoressa Caloiero, che io avevo espressamente voluto con me perché ne conoscevo già da tempo le capacità, le doti, la diplomazia, la soavità con cui svolgeva tutte le cose che intraprendeva. Ebbene, circa un mese dopo facendo prevenzione, ho cominciato a capire che c'era qualcosa che non andava a livello appunto cancerogeno al seno. Quindi facendo poi tutte le varie, seguendo tutte le varie fasi di esami di controllo, sono arrivata alla diagnosi finale. Scontrandomi con esami di cui non avevo mai sentito parlare, tipo total body, PET, eccetera. Poi con la biopsia finale ho finalmente saputo qual era il mio acerrimo nemico, il nome di questo nemico con cui io dovevo confrontarmi e lottare. Naturalmente all'inizio shock, incredulità, quindi tutto quello che è stato detto qui prima dalla dottoressa Peppina Molinaro, dalla Caterina Perri per quanto riguarda l'estetica, dall'ultima di cui mi sfugge il nome, ecco, tutto quello che è stato detto prima è avvenuto nella realtà dei fatti, io l'ho vissuto sulla mia persona. E forse oggi riesco io a parlarne con una certa leggerezza perché sono passati tanti anni, sono passati 14 anni. Ebbene,
e il ringraziamento che devo a lei, perché subito fra le autorità FIDAPA, sapendo, informandosi di questa mia disavventura, cominciò a serpeggiare l'idea: chiudiamo la sezione di Soveria. Soveria era una sezione neonata, era appena nata, erano 3 anni che noi eravamo presidenti e io costituivo il secondo mandato presidenziale. Ebbene, Mimma mi dice: Anna Maria, no, continuiamo, andiamo avanti, non chiudiamo la sezione. E così è stato. Con la collaborazione di Mimma siamo riusciti a portare avanti il nostro biennio, il nostro mandato, e la sezione FIDAPA è qui ancora oggi, dopo ben 18 anni di attività sentita e lavorata col cuore, con la passione. Mimma mi è stata vicino non solo in quel frangente per quello, ma anche mi ha accompagnato nel primo periodo della conoscenza della mia malattia, dandomi consigli medici e supporto amicale. Quindi il mio grazie va a lei come veramente medico e come amica, e a tutte le socie della mia sezione di allora e a quelle di ora, perché io sto attraversando un altro periodo non bello. E un grazie grandissimo, perché mi sono state sempre vicino. Io ho sentito veramente l'affetto, l'amore e di queste persone, e come ha detto qualcuno, adesso non ricordo, volevo scriverlo ma poi non ho fatto a tempo, la solidarietà, l'amicizia, il sapere di essere circondati da persone che ti vogliono bene, e l'affetto è veramente importante, perché ti dà una spinta in più, una carica in più, e dici a te stessa: io ce la devo fare. Quindi, passato lo shock iniziale, tutto quello che c'è stato, ho passato veramente, ho sentito tutto quello che è stato detto qua. Però attenzione, importanti cose sono, e questo l'ha detto la dottoressa, ecco lì la dottoressa, ecco Gargiulo, mi ha fatto molto piacere, perché ho sentito quello di cui ha parlato lei, la fiducia che ti deve dare il dottore, i dottori che ti seguono. E qui consentitelo di aprire una piccola parentesi, perché noi siamo portati a parlare a gran voce, a sbandierare tutto quello che riguarda la mala sanità. Quando c'è da parlare di buona sanità qui da noi in Calabria, non lo facciamo e sbagliamo. Mi sono informata quindi che esiste questa Breast Unity oggi, ma allora, quando è toccata a me, no, non c'era. Tuttavia ci sono stati dei medici che mi hanno seguita nel reparto di prima, in primis a Soveria, devo dire, prima nel nostro ospedale di Soveria, che era un gioiellino, un fiore all'occhiello del circondario. Abbiamo avuto l'onore di avere grandi medici nell'ospedale di Soveria, e qui mi hanno scoperto tutto. Quindi da qui io poi sono partita, mi hanno indicato i passi che dovevo fare per arrivare poi alla diagnosi finale. E la medicina nucleare di Catanzaro, governata allora dal dottor Palermo, e la medicina radioterapia, governata allora dal dottor Pingitore, sono stati, credetemi, 2 gioielli, perché io nel mio percorso di malattia non ho mai trovato qui in questi reparti nessuno, a cominciare da un impiegato, da un semplice impiegato, per salire poi infermieri, tecnici, aiuto, fino al primario, non ho mai trovato nessuno che mi abbia trattato con supponenza, con arroganza, con indifferenza. Io ho trovato sempre una grande comprensione, grande professionalità, competenze e una grande umanità. Quindi è verissimo, se siamo seguiti da medici che ci danno fiducia, ce la possiamo fare, abbiamo una marcia in più. E anche, ma forse mi stai chiedendo questo, lo ti anticipo, anche il fatto psicologico, signori, guardate, io non lo sapevo, ma non perché non sapessi l'importanza e la valenza della psicologia, però non pensavo che io ne avrei mai potuto aver bisogno. Allora a Soveria c'era, e sicuramente i medici se lo ricordano, purtroppo il destino ce l'ha portato via troppo presto, lo psicologo, il dottor Gianni Caruso.
che veniva appunto qui a Soveria. Mio marito mi prese un appuntamento a mia insaputa, lì per lì mi ha dato un po' fastidio, perché io ignorantemente dicevo, ma chi vado io da uno psicologo? Invece, cari signori, come è stato importante l'approccio con questa scienza, questo psicologo, maestro di tanti giovani psicologi di oggi, ecco, vedo, esatto, sì. Mi ha tirato fuori dal mio inconscio le problematiche che io avevo ma che non sapevo di avere e che mi disturbavano. Lui è riuscito a tirarmele fuori e farmi capire come potevo, come dovevo combatterle, e anche questo mi è servito per crearmi quell'altra marcia in più per arrivare allo scontro finale col nemico. E infine, a pochi giorni dall'intervento, ho cominciato ad accantonare il pensiero morirò, sopravviverò, l'ho messo da parte, perché più importante è stato questo, la parte che riguarda l'estetica, il mio corpo. Ho cominciato a pensare, ma come sarò dopo? Riuscirò a guardarmi allo specchio? Sarò un mostro? Mi sono venute tutte queste cose. Prima non ci pensavo, prima pensavo devo fare di tutto per sopravvivere, per vivere, per farcela. Dopo, quando forse cominciavo a pensare che ce la potevo fare, ho cominciato a pensare, ma come mi rapporterò con la mia nuova figura? Mi farò schifo? Ho pensato anche questo. E allora, vi faccio ridere, ma dopo che finalmente mi hanno tolto i bandaggi, mi sono andata a guardare allo specchio in camera da letto da sola, non ho voluto nessuno vicino a me, mi sono guardata prima con gli occhi chiusi, poi li ho aperti e sono rimasta scioccata. Scioccata di stupore benevolo, perché non si vedeva quasi niente. E allora, pochi giorni prima dell'intervento, era venuto a parlare con me il chirurgo plastico che lavorava appunto in quel reparto di senologia, di oncologia senologica, e mi ha prospettato tutte le cose che potevo fare con chirurgia plastica, attraverso ricostruzione, attraverso protesi, eccetera. E diciamo che io, essendo già adulta, vecchietta, con figli già laureati, con figli sposati, forse non avevo una grande interesse a ricostruirmi il seno in quel modo con la plastica e con le protesi, anche perché dovevano intervenire anche sull'altra mammella, quindi dovevano lavorare su tutte e due, non solo su quella malata ma anche su quella buona, e quindi rifiutai. Però nel contempo il chirurgo plastico mi disse: va bene signora, noi accettiamo e rispettiamo la sua volontà, ma le faremo comunque la ricostruzione. E così è stato. Mi hanno fatto la ricostruzione, la cicatrice è stata cucita in modo eccellente, eccezionale, con una metodologia particolare. Mi hanno insegnato la fisioterapia da fare per evitare che la cicatrice diventasse un cordone duro, rosso, veramente antiestetico, e così non è stato. E poi forse sono stata anche fortunata nella mia malattia, perché il mio tumore era nel quadrante infero destro della mammella. Fosse stato come la mia vicina di letto nella stanza sul capezzolo, forse avrei accettato di fare la chirurgia plastica come mi suggeriva e mi spiegava il chirurgo plastico. Nell'intervento quindi mi è stato fatto la parte relativa al tumore e anche la parte della ricostruzione totale. Quindi io chiudo pure questo breve discorso, avrei tanto da dire veramente, ma c'è poco tempo, ma ho cercato di sintetizzare: prevenzione, fiducia, solidarietà di tutti quelli che mi circondano, scienza psicologica e scienza estetica. E poi, per chi è ammalato oggi e si sta curando, non pensate che una volta che siete state operate che tutto è finito, assolutamente no, perché tanti hanno fatto questo errore, tante donne, e bisogna continuare con la parola inglese che tanto amiamo, ma che significa prosieguo, continuazione, con il follow up, cioè bisogna continuare a farsi i controlli, non
disdegnate questo compito, anche se fastidioso, perché significa fare ogni volta tutti quegli esami estenuanti da portare ai controlli, ma lo dobbiamo fare. E quindi il Patch Adams ha detto, come ha ripreso anche l'oncologa prima, quando sei colpito da una malattia puoi vincere, ma puoi anche perdere. Io correggo e dico: quando sei colpito da qualsiasi malattia devi vincere, non puoi né perdere né mettere il punto interrogativo, devi. E invece quello che, e sapete cosa ho visto pochi giorni fa su un quadro appeso in uno studio dove faccio un po' di fisioterapia per le mie polvere ossa, c'era scritto così, e sono rimasta incantata perché ho detto: va proprio bene con quello di cui dobbiamo parlare nel nostro convegno. C'era scritto: il corpo è il luogo in cui tu vivrai per tutta la vita, abbine cura. Grazie. Grazie e complimenti. Omaggiamo Anna Maria. E allora, abbiamo preso abbastanza consapevolezza del problema e ora passiamo proprio nel fulcro del tema. Abbiamo chiamato questo convegno proprio l'estetica oncologica. Invitiamo gli esperti, gli addetti ai lavori. Roberta Gallo, estetista specialista in estetica oncologica PEA certificata, e il segretario generale della PEO, Walter Andreazza. Pensate che il dottor Andreazza, da quello che ho capito dal suo curriculum, è una sorta di manager, fa tante altre cose, ha fatto per la regione Lombardia, non solo questo, quindi veramente una persona di spessore, però penso che la PEA ci abbia guadagnato avendo dei professionisti, quindi niente di approssimativo, ma è un'organizzazione professionale. Grazie. Veramente, quindi vi chiediamo di farci entrare in questo mondo APEO. Troppo onore, grazie, anzi io sono molto contento e così ringrazio la comunità di Dossoveria Mannelli per l'accoglienza, perché avere il sindaco, l'autorità religiosa, l'autorità militare è sicuramente un segno di grande valore, oltre che mi permetto, mi sono sentito anche un po' in famiglia, di ringraziare Rosa e Mimma per questa disponibilità e questa accoglienza che state dando alla nostra associazione. La nostra associazione si chiama APEO, è un'associazione professionale di estetica oncologica senza finalità di lucro. Con me c'è la specialista in estetica oncologica Roberta Gallo, che è di qua, locale. Siamo diffusi in tutta Italia, facciamo 10 anni, facciamo il compleanno il 16 maggio, quindi siamo ben felici. Siamo nati all'IEO, l'Istituto Europeo di Oncologia, grazie all'intuizione delle due fondatrici, guarda caso due donne, sono l'unico relatore maschio, mi sono reso conto, oltre al sindaco e a Don Roberto, comunque va bene, sono abituato, ma sono anche felice, nel senso che, anzi, auguri, lo faccio anch'io alle donne, che è una giornata importante per tutti noi, non solo per voi. E dicevo, queste due fondatrici che hanno intuito, due professioniste, due imprenditrici, un medico e un estetista, hanno incontrato il professor Veronesi, erano lì per questioni personali, dirette e indirette, hanno incontrato il professor Umberto Veronesi, che è il fautore del to cure e to care, cioè tra il curarsi e prendersi cura, dove pone al centro non la malattia ma la persona, il paziente. Lo dicevamo prima, ringrazio anche l'onorevole Francesco. Anche per questo motivo ci sentiamo a casa, quindi sono molto in discesa nel trovarmi a mio agio in questa circostanza. Quindi da lì è partito il progetto. Con i medici dell'IEO abbiamo costruito un percorso di formazione di 120 ore, un percorso di formazione che dopo vi verrà illustrato, e da lì si è evoluto tutto il percorso. Nasce dalle cose che ci siamo dette, il nostro obiettivo sostanzialmente, anzi è essenziale, noi non siamo una scuola, siamo un'associazione che ha come scopo sociale migliorare la qualità di vita delle persone in terapia oncologica attraverso la formazione di specialisti, di estetiste professioniste. Quindi noi non abbiamo nessuna, la formazione è un di cui importantissimo, vedremo, centrale, ma l'obiettivo fondamentale del nostro agire, del nostro vivere, è quello di tentare di migliorare la qualità di vita in collaborazione sicuramente con le figure sanitarie. L'abbiamo già detto prima, 1000 persone questa sera in Italia scoprono di avere il cancro,
sono dati ufficiali, sono 370.000 all'anno circa, però la fortuna vuole, lo studio, la scienza, la capacità del personale sanitario, che queste persone hanno una sopravvivenza importante, quindi una prevalenza importante che, unita all'elevata tossicità della terapia oncologica, produce appunto, obbliga a pensare alla programmazione sanitaria per gestire al meglio il paziente. L'avete sentito tutti, insomma, quindi ci sono dei follow up a 5, 10, magari si cronicizza la malattia, però questo status implica che all'acquisizione di farmaci, quindi tutta una serie di contesti che impongono necessariamente un controllo complessivamente della salute della persona. Con questi presupposti nasciamo, quindi nasciamo per migliorare, quindi intervenire in qualsiasi fase della terapia, quindi sia nella fase iniziale quando si scopre, sia durante che anche il dopo e successivo, con protocolli che andremo a vedere. È in grado di effettuare trattamenti di benessere e bellezza, le nostre specialiste, e su, come dicevo, si basa su un percorso formativo di 120 ore, e noi la formazione, non essendo un ente di formazione, la svolgiamo presso il centro del Policlinico di Milano, presso il centro di formazione del Policlinico di Milano, quindi che ci mette a disposizione gli spazi, quindi anche qui per dare ulteriore peso. Le nostre specialiste, dove vedrete, escono anche con una serie di attestati e certificazioni che danno valore, che non è solo un valore cartaceo, ma un valore di sostanza. La specialista di estetica oncologica, finora unica in Italia, ottiene un attestato di competenza rilasciato dalla Regione Lombardia. Tutti i corsi vengono svolti a Milano. Da dopo il Covid c'è una forte presenza da remoto, perché evidentemente, però c'è anche tutta una componente in presenza, perché vengono insegnati anche delle tecniche manuali per linfodrenaggi estetici e su un massaggio decontratturante che dopo vi spiegherà bene Roberta. Le nostre specialiste ottengono anche una certificazione, CEPAS è un ente di certificazione di Bureau Veritas che certifica le professioni non normate. Cosa significa che le specialiste hanno la certificazione? Significa che devono essere esaminate da un soggetto terzo, quindi non è il loro professore che le guarda, che le esamina, ma un soggetto, una commissione esterna. Per intenderci, abbiamo fatto una sessione di esame domenica, lunedì e martedì, 3 giorni, 60 persone, il 25% di queste 60 persone non ha passato l'esame. Quindi non è sufficiente essere presenti e basta. Occorre anche dimostrare che tu quello che hai, che ti hanno insegnato, l'hai acquisito, lo sai mettere in pratica. Quindi non è un attestato di presenza, ma un attestato vero di valutazione. Non solo, queste figure, essendo certificate come i medici, ogni anno devono mantenere la certificazione. I medici lo fanno con dei percorsi ECM, loro fanno dei percorsi di aggiornamento da 25 ore, almeno 24 ore all'anno di aggiornamento. Quindi loro mantengono questo status di specialista in estetica oncologica certificata CEPAS attraverso questo percorso costante di formazione, che si basa, l'abbiamo detto, questa attività, perfetto, tutto ciò si basa su uno studio clinico pilota fatto. L'ha descritto molto bene la dottoressa, la psico-oncologa di prima del SIPO, Iumaro. Questo studio è stato fatto, approvato, è stato pubblicato in PubMed, quindi non sulle riviste che pubblicizzano prodotti sanitari piuttosto che altre cose, su PubMed, quindi sulle riviste scientifiche internazionali. È uno studio sviluppato presso lo IEO, approvato dal comitato etico dello IEO, e fino allo stato è quello di valutare l'efficacia dei trattamenti estetici specifici e prodotti cosmetici associati su le persone che sono in trattamento oncologico. Quella sigla SRQOL è Skin Related Quality of Life, la relazione che ha la qualità di vita rispetto alla propria pelle, perché le specialiste in estetica oncologica intervengono sul derma. Ecco, loro su 120 ore ne fanno 4 di trucco, giusto? 6. Anche 6 ore di trucco. Tutta l'altra parte è dedicata alla gestione della cute, ecco, oltre che all'aspetto psico-oncologico, quindi dopo vi definirà meglio lei quali sono i temi che vengono trattati durante il corso. Lo studio clinico pilota,
che adesso è stato replicato di recente allo IEO e ne è partito un altro presso il reparto di Merano della terapia, delle cure complementari dell'ospedale di Merano, ha stabilito che i trattamenti protocolli APEO, perché le specialiste in estetica oncologica intervengono con dei protocolli ben definiti, non a caso, ma rispetto al farmaco che è utilizzato, rispetto al momento terapeutico, rispetto agli effetti che queste situazioni hanno, ha stabilito che le competenze acquisite dalle SEO nel corso di formazione e i protocolli utilizzati possono essere inseriti come interventi complementari nella gestione delle alterazioni cutanee derivate dalla terapia oncologica. Questo è scritto e citato con le modalità che sono state descritte, quindi sono stati fatti degli skindex per valutare il distress su tre periodi, al reclutamento, dopo una settimana, dopo un mese, e hanno prodotto dei risultati che sono certificati nella rivista Quality of Life Research, pubblicata nel 2019. Non solo, non ci siamo fermati, perché abbiamo detto, abbiamo le figure certificate, hanno un percorso di formazione costante, mantengono questa loro certificazione e sono supportate da uno studio clinico. Però la legge italiana sull'estetica è del 1990, quindi non ha percorso tutto quello che è l'evoluzione sociale di questo paese, del mondo, compreso il fatto che le persone hanno necessità di benessere anche non soltanto dal punto di vista edonistico, ma anche perché trovano per la loro vita dei percorsi di malattia che dover curare. Quindi Conuni, che è l'ente di certificazione nazionale, non ve la faccio lunga, però avete sentito tutti parlare delle mascherine FP2 e FP3, questi nomi qua vengono dati da un ente di certificazione, in questo caso è l'Uni, e certifica sia i prodotti, sia i percorsi, sia i servizi, a garanzia dell'utente finale. Questa prassi di riferimento, che è propedeutica a una norma tecnica, è stata costruita, l'abbiamo condivisa con IOM. IOM è l'Associazione Italiana dei Medici Oncologi, quindi è quella che detta le linee guida, a voi oncologi su come operare nei vari contesti sanitari. IOM con noi ha costruito questa prassi di riferimento, ma non solo IOM ha costruito questa prassi di riferimento, che stabilisce i servizi di estetica oncologica e individua appunto la figura della specialista in estetica oncologica, con le caratteristiche professionali che deve avere, con i metodi di lavoro che deve avere e con tutti i percorsi di formazione anche continua che deve ottenere. Su questa prassi, oltre che con AI, abbiamo anche fatta con FAVO, che è la federazione che raggruppa 500 associazioni di volontariato in tutta Italia. Quindi abbiamo coinvolto i medici, i pazienti, Confartigianato e CNA, che sono le due organizzazioni nazionali che si occupano delle estetiste, oltre che CEPAS, che è l'ente di certificazione. Quindi tutto questo sistema, ambito che coinvolge il contesto del paziente, della persona in terapia oncologica, sanitaria e non, l'abbiamo coinvolto per fare queste prassi di riferimento, che hanno individuato 5 compiti, 28 conoscenze e 20 abilità, tutte che si inseriscono in un contesto che avete già descritto prima, che avete già sentito prima, che è la multidisciplinarità, che vede all'interno di questi percorsi, noi siamo in diverse breast unit, evidentemente non partecipiamo alle riunioni sanitarie, perché noi siamo un contesto non sanitario, vogliamo rimanere, rimarranno sempre delle estetiste, nessuno di loro deve entrare in un ambito sanitario, però noi siamo in molte breast unit italiane dove interveniamo a sostenere e a migliorare appunto la compliance terapeutica, la qualità di vita, perché intervenire sulle tossicità cutanee grazie alle terapie oncologiche consente anche di garantire che le terapie che vengono adottate possano essere mantenute e continuate nel tempo. Adesso Roberta parlerà del corso di specialista di estetica oncologica, giusto Roberta? Come sei arrivata, cosa hai fatto, gli obiettivi del corso? Buonasera a tutti e grazie per essere qui questa sera e per avermi invitata. Io ci tengo prima di parlare del corso a precisare quello che è l'obiettivo principale di APEO, che è quello di
migliorare la qualità di vita delle persone in terapia oncologica. Quando una persona si trova davanti ad una diagnosi di tumore, quando una persona sta affrontando le terapie oncologiche, ma anche quando ha superato il calvario e sta affrontando il follow up, quindi le terapie di mantenimento, tutte queste persone hanno il diritto di potersi vedere garantito il proprio benessere psicofisico, e quindi APEO nasce e cresce con questo obiettivo principale. Formare delle estetiste sulla malattia a 360 gradi, quindi ci dà tutte quelle conoscenze, tutte quelle competenze che ci permettono di poter prenderci cura delle nostre clienti per aiutarle a sopportare la terapia, ma anche per dare molto spesso quel supporto psicologico nel momento stesso in cui si sta manifestando una tossicità cutanea che molto spesso si manifesta perché le terapie sono molto mirate. Si tratta di terapie ormai permettono sempre più spesso di poter superare la malattia, ma generano molte tossicità sia per quanto riguarda le mani che per quanto riguarda i piedi che per quanto riguarda la cute. Tossicità a volte diventano molto gravi, in quello che per noi potrebbe essere una cosa normale, andare a fare una passeggiata, infilarsi un paio di scarpe, poter afferrare qualcosa. Ecco, per le persone in terapia spesso queste cose normali diventano molto difficili, ed è qui che l'estetista oncologica specialista APEO riesce ad intervenire per cercare di dare alla cute quel sollievo e quel benessere per poter affrontare nel migliore dei modi le terapie oncologiche. L'intervento estetico quindi deve essere un intervento professionale ma anche competente, quindi bisogna sapere innanzitutto la terapia che si sta affrontando, quali sono le tossicità che quella terapia potrebbe generare, quindi come intervenire per cercare di migliorarle, per permettere anche molto spesso di poter finire la terapia, perché a volte le tossicità sono così forti da dover comunque stoppare la terapia per un certo periodo di tempo. Ecco, l'obiettivo è, dove possibile, ovviamente, a cercare di limitare questa possibilità. Il corso APEO è un corso che ha una parte teorica e una parte pratica. Io, come Walter diceva, ho iniziato da remoto e poi mi sono spostata a Milano per la parte pratica. Nella parte pratica noi abbiamo sì la possibilità di effettuare il trucco, quindi con Paolo Guatelli, che mette a disposizione una linea studiata appositamente per le persone in terapia oncologica, ma abbiamo anche e soprattutto la possibilità di mettere in pratica due tipologie di massaggio: un massaggio drenante e un massaggio decontratturante. Il massaggio drenante è stato studiato con fisioterapisti e massoterapisti presso lo IEO, quindi può essere effettuato sulle persone in terapia in tutto il corpo, e viene poi affiancato dal massaggio drenante distrettuale effettuato dal fisioterapista, quindi è una stretta collaborazione con il fisioterapista. Ovviamente tutto questo non preclude il fatto che comunque la figura dell'estetista deve lavorare sempre affiancata, diciamo così, con tutti gli altri professionisti, quindi oncologi, dentisti, dietisti, psicologi, tutti quanti devono svolgere il proprio compito nel proprio ambito, quindi non significa dover lavorare senza comunque interagire con il resto dell'equipe medica che si occupa della paziente oncologica. Il corso è un corso la parte pratica, dicevo, per quanto riguarda la parte teorica, noi studiamo medicina biomolecolare, malattie e terapie oncologiche, tossicità cutanea, radioterapia, psico-oncologia, stasi linfatica e valutazione degli inestetismi, tossicità unghie, mano, piede, cosmetici per pelle in terapia ed elementi legali e di marketing. Ovviamente tutto questo supportato poi dalla pratica di cui parlavo precedentemente.
La specialista quindi con le sue competenze, con le sue conoscenze riesce anche a capire dal punto di vista cosmetico quello che può essere un aiuto concreto anche a casa, suggerendo alla propria cliente quale può essere un detergente da poter utilizzare, soprattutto quando si fanno radioterapia o comunque delle terapie che sono più invalidanti, che possono portare comunque a pigmentazione o comunque possono sviluppare anche rash cutanei. Non ci occupiamo, come dicevo prima, solo di cute, perché abbiamo la possibilità anche di effettuare questi massaggi che sono stati studiati appositamente, ma col massaggio decontratturante in particolare riusciamo a dare alla cliente quel rilassamento mentale che molto spesso è necessario per poter affrontare nel migliore dei modi la terapia oncologica. Migliorare comunque la qualità di vita delle persone in terapia non è soltanto un fattore di bellezza. Molto spesso parlando di estetica oncologica si parla di bellezza. No, non è solo bellezza, ma è benessere a 360 gradi, e dove c'è benessere è ovvio che poi ci sia la bellezza. Non dobbiamo dimenticare che la persona è prima di tutto una persona, e quindi ha necessità di potersi guardare allo specchio e far pace con quell'immagine riflessa, che è diversa da quello che era prima, come è già stato ampiamente detto, diciamo, da chi mi ha preceduto qui. Però ha necessità anche di riuscire ad amarsi, ha necessità di riuscire a trovare quella forza, quella consapevolezza e anche quella voglia di tornare a combattere per cercare di superare al meglio la terapia. Il massaggio Aveo quindi è un massaggio drenante e un massaggio decontratturante. Entrambe le manualità sono state studiate da fisioterapisti e da massoterapisti presso lo IEO, e ora vi faccio un breve excursus su alcune delle tossicità che abbiamo trattato. Questo ad esempio è una lesione ungueale, si tratta di onicolisi da taxolo con trastuzumab, è un farmaco molto forte. Nella prima foto possiamo vedere un'infiammazione molto evidente con una conseguente onicolisi. Successivamente, dopo solo una settimana di trattamento sia domiciliare che in istituto, la cliente ha diciamo un'infiammazione quasi completamente eliminata e l'onicolisi ovviamente in fase di ripresa. Tutto questo perché? Perché comunque l'estetista ha comunque quelle conoscenze e quelle competenze che permettono di poter intervenire nel migliore dei modi. Questo è un altro esempio, forse la foto non si vede bene, sì, infatti, vabbè. In pratica nella prima foto c'è un'evidente eritrodisestesia palmoplantare che è dovuta ad un farmaco che è il Pacitaxel, è un farmaco molto forte, provoca appunto questi rossori e queste melanonichie sulle unghie. Nella seconda foto, dopo una settimana di trattamento, si può notare, in realtà si nota poco, però vi assicuro che c'è una generale remissione della fase dell'infiammazione e del rossore. Per quanto riguarda la melanonichia ci vorrà un po' più di tempo e quindi un po' più di trattamento, però comunque il risultato dopo solo una settimana è abbastanza evidente, tant'è che la cliente riesce anche a stringere la mano, mentre cosa che prima magari non le era possibile. Altro evidente lesione, questa è una eritrodisestesia palmoplantare da docetaxel. È molto evidente nella prima foto l'onicoschizia e le linee di Bo. Questa paziente era una ragazza giovane, aveva difficoltà perché non riusciva ad accarezzare il figlio per via dell'onicoschizia. Dopo una settimana di trattamento possiamo notare che sicuramente l'infiammazione è retrocessa, l'onicoschizia inizia a dare dei miglioramenti, le linee di Bo ovviamente poi miglioreranno col tempo, perché purtroppo
per quanto la terapia dura ci saranno comunque delle tossicità, però si cerca di migliorarle il più possibile. E qui, in quest'altra foto, abbiamo un linfedema postoperatorio. Nella prima foto il linfedema è abbastanza evidente, è evidente anche il rossore, l'infiammazione. Dopo una settimana di trattamento e dopo aver spiegato alla cliente come prendersi cura a casa con i giusti prodotti, l'infiammazione è retrocessa, il rossore è retrocesso e il linfedema, ovviamente con l'aiuto poi del fisioterapista e con il massaggio totale che l'estetista farà sulla cliente, avrà un ottimo risultato. Questi sono solo degli esempi che ho voluto portarvi per farvi capire l'importanza dell'intervento estetico, non solo per quanto riguarda effettivamente la bellezza esteriore, ma anche per quanto riguarda la praticità, quello che per noi è normale, per una persona che sta affrontando delle terapie non è più normale, diventa difficile. Quindi presso lo spazio benessere IEO, come già diceva prima Walter, vengono trattate, sono state trattate fino ad oggi oltre 1000 persone con... In 10 anni 5000. Ah, ok. Vabbè. Casi avversi zero. Ok, sono state trattate molte persone. I nostri protocolli sono dei protocolli certificati, quindi vengono comunque decisi sempre con il supporto dell'oncologo e dello psicologo, quindi ovviamente sempre per quanto riguarda la multidisciplinarità di cui parlava prima Walter, è importante. I risultati sono sempre stati positivi fino ad oggi, quindi zero casi avversi. Abbiamo sempre ottenuto il riscontro positivo non solo delle persone in terapia, ma anche e soprattutto dell'equipe medica ed infermieristica che ha sostenuto comunque Apeo nelle sue scelte. Bisogna ricordarsi sempre che parliamo di una persona, quindi di un individuo, e ha bisogno di curare il proprio benessere fisico e psicofisico, ha bisogno di curare la propria parte estetica, quindi non è solo cancro, non è solo malattia, ma c'è una persona dietro con tutto quello che questo comporta. Io ci tengo a concludere ringraziando innanzitutto la FIDAPA per avermi dato la possibilità di essere qui questa sera. Voglio complimentarmi per l'organizzazione perché è stata impeccabile. Grandi donne, devo dire grandi donne. Voglio ringraziare Francesca Falvo, senza la quale probabilmente più di un anno fa, quando ne abbiamo parlato, oggi forse non sarei neanche qui. Ci tengo a ringraziare particolarmente Caterina Perri, non solo per la fiducia, per lo spazio concessomi nel suo studio, ma anche e soprattutto perché a volte capita nella vita di lungo il percorso, no, della propria vita, di vedersi un po' la luce spenta all'interno. Lei, in un momento in cui la mia luce era spenta, è riuscita a riaccendermela e quindi a darmi di nuovo la motivazione per continuare il mio percorso e quindi per fare gli aggiornamenti. Grande. Ovviamente ringrazio Apeo. Ringrazio Apeo per l'impegno, per gli studi che porta avanti per formare noi estetiste, perché non è facile oggi trovare un'associazione così seria nel voler formare a 360 gradi le proprie estetiste, in tutto, dalla conoscenza della malattia alla conoscenza dei farmaci. Vi posso garantire che dopo una lezione, forse la lezione più dura che ho affrontato sui farmaci e sulle tossicità, c'era molta voglia di non proseguire, però è importante, è stato... La motivazione e la passione, sì, che abbiamo visto in te. Io avevo fatto una serie di domande, naturalmente per motivi di tempo non le posso fare, però una te la voglio fare. Sì, certo. Credo che sia scontata, ma comunque, una se pure gli uomini possono usufruire di questo trattamento. Sì, allora, l'estetica che propone Apeo è un'estetica che esce un po' fuori dalla concezione classica dell'estetica in quanto bellezza. Noi parliamo di benessere, il benessere che porta alla bellezza, quindi tutti i protocolli Apeo, tutti i trattamenti Apeo possono essere destinati sia a uomini che a donne indistintamente, perché comunque
è vero che oggi parliamo della donna, è vero che la festa della donna, ma anche gli uomini sono colpiti dal tumore. Se ne parla di meno forse perché l'uomo nasconde meglio, affronta forse meglio, però anche l'uomo viene colpito. La dottoressa Molinare ci ha detto che sì, siamo in contrapendenza, non siamo così. L'altra domanda, rispondimi velocemente, ma la PEO si occupa solo di pazienti oncologici oppure... No. Noi, tutti i nostri protocolli possono essere destinati anche a persone non in malattia, non in terapia, ma anche in altre forme di terapia, perché comunque sono trattamenti che possono essere adatti alla vita quotidiana. Grazie veramente, vi salutiamo, vi omaggiamo con il pensiero della FIDAPA. E adesso... Ecco, approfittate che c'è Roberta Gallo sul territorio, quindi sì, certo. Gli ospedali, dottoressa senso... Molinaro, anche perché i nostri specialisti si occupano come volontarie, affiancate all'associazione di volontariato per prestare questi servizi all'interno delle strutture sanitarie. L'ospedale può essere che abbiamo lanciato un'idea, ma questi convegni devono servire soprattutto a questo. Ora, per finire la parte dedicata ai professionisti dell'estetica, vogliamo parlare brevemente di capelli, e per questo è con emozione che chiamo Giulia Caloiero, che è un'altra donna passionale, con passione ha sempre fatto ostinatamente questo lavoro, e da tanto tempo ci racconta, si è occupata anche della donazione di capelli, una tecnica che non viene fatta facilmente nel nostro territorio. Buonasera a tutti. Allora, Fiorire l'inverno. Fiorire l'inverno è il titolo di un libro di Nadia Toffa, che è scomparsa, ed è il desiderio di una donna di essere bella anche quando la malattia mette a dura prova il proprio aspetto. Si è già parlato di quanto l'aspetto fisico sia importante durante le terapie oncologiche. Io da parrucchiera posso testimoniare quello che riguarda la caduta dei capelli, che è traumatica già nella caduta, cioè quando la cliente, che poi è quasi sempre un'amica, perché le clienti sono un po' tutte amiche, arriva e ci dice che deve affrontare questo periodo, questa caduta, il primo trauma è come cadranno i capelli, e a noi purtroppo tocca dire che non è una caduta come quelle stagionali. Purtroppo la caduta dei capelli per terapia oncologica è devastante già nella caduta. Cadono di colpo, cioè dopo 20-25 giorni, immobili alcune volte, ti ritrovi già con dei ciuffi di capelli tra le mani. E quindi già questo è traumatico. Anche per questo noi consigliamo di tagliare già i capelli corti appena si sa che si inizia una chemioterapia, perché la caduta sarà meno traumatica. Questo è un primo aspetto. E già è come poi se si sentisse una mancanza di protezione, perché i capelli in testa non sono solo una cosa di bellezza, è una protezione, quindi anche quel senso di avere la testa scoperta. È per questo che chi a volte rifiuta poi di mettere una parrucca, però sceglie comunque di usare un altro tipo di copertura, capo, un foulard, un cappellino, qualcosa che dia quel senso di protezione che purtroppo la chemio in quel momento, con quella caduta, ha tolto a quella donna, a quella persona, scusate l'emozione un po'. E per vedersi appunto meno, diciamo nell'aspetto, meno cambiate, appunto, ci sono queste varie soluzioni. E dalle parrucche mi collego, come diceva Mimma, alla donazione dei capelli. La donazione dei capelli, noi facciamo questo tipo di donazione da circa 10 anni nel nostro salone, è un qualcosa di doppio, cioè la persona che decide di donare i capelli fa un gesto d'amore, perché dona i suoi capelli, in quel momento cambia magari il proprio look, però quei capelli saranno donati a delle associazioni che poi provvederanno a darli a delle fabbriche che faranno delle parrucche che in un secondo tempo verranno date gratuitamente o comunque con un prezzo ridotto rispetto al listino a chi magari non la può acquistare. Perché il problema delle parrucche, qua l'onorevole sta facendo una battaglia per questo, è che hanno anche un costo esagerato a volte, soprattutto se uno decide di prendere dei capelli veri. Cioè uno si trova anche ad affrontare un ulteriore costo anche per acquistarla. Quindi è una cosa bellissima donare i propri capelli, perché nel momento in cui si donano si sa che quella cosa, quel gesto, quel taglio sarà un taglio solidale.
Infatti a volte sento proprio l'emozione della cliente che dona i propri capelli, perché sa che quei capelli serviranno a dare un po' di gioia a un'altra donna, a un'altra persona, perché d'altro canto, come dicevano tutti, il problema della caduta non è solo un problema delle donne, ma è un problema anche maschile. Infatti ci sono anche gli ausili anche per questo. E, per quanto riguarda le parrucche, come avviene la donazione? Cioè quando uno decide di donare, che cosa deve fare, un percorso particolare? Oppure... Sì, allora l'unica, cioè non viene richiesto, non ci sono grandi richieste, l'unica cosa è che le ciocche dei capelli tagliati devono essere superiori a 30 cm, perché per poi lavorare una parrucca c'è bisogno che ci sia questa lunghezza. E poi insomma si può fare. Io mi chiedevo, ma come deve fare un parrucchiere per abilitarsi a questo? No, non c'è nessuna abilitazione. Ci sono diverse associazioni, io collaboro con due associazioni, nell'ultimo anno collaboro con l'ACMO che è a Lamezia, e porto queste ciocche di capelli all'ACMO quando ce l'ho, e poi loro si preoccupano di farla avere alle aziende che poi formano. E poi se queste parrucche, come nella migliore delle ipotesi questa donna guarisce, queste parrucche possono essere riutilizzate? Sì, certo, c'è anche la banca delle parrucche di cui ci occupiamo anche noi, è una banca dove vengono praticamente, cioè se una persona una volta guarita dal tumore si ritrova questa parrucca in casa e vuole fare un gesto verso un'altra persona perché ha in quel momento un bisogno, può donarci la propria parrucca, noi la portiamo in un centro dove viene rigenerata e viene donata gratuitamente, sempre in questo caso, a chi ne ha bisogno in quel momento. Ok, l'ultima riflessione veloce è dalla passione per la professione alla passione per l'associazione. Negli ultimi anni nasce un'associazione, Stella Tenebre Francesca Caloiero, che comincia ad operare in questo territorio. Sì. Come si interseca con il discorso dei capelli, dell'estetica? Partiamo dal fatto che io ho notato con nostra sorella Francesca, nella sua malattia, che per quanto la sua era una malattia devastante, lei comunque aveva piacere, aveva, insomma, era contenta quando io la pettinavo, la truccavo, insomma la sistemavo, erano dei piccoli momenti in cui ci prendevamo, insomma, mi prendevo un po' cura della sua figura, della sua... che a lei insomma faceva veramente, veramente piacere questa cosa. E lei insomma, mi tocca parlare di Francesca, quindi l'emozione sale. Francesca era una persona speciale ed è stata speciale nel vivere e nel morire. E questa sua cosa di essere speciale ha fatto sì che appunto dopo la sua morte noi abbiamo deciso di trasformare quel dolore, di trasformare quella rabbia e tutto quello di cui si parlava prima in amore da donare a qualcun altro. Ed è così che insomma insieme alla sua famiglia, ai figli, a tutte le sorelle, con il supporto di tutta la nostra famiglia abbiamo creato questa associazione Stella Tenebre Francesca Caloiero. Scusate la voce che tremo, ma purtroppo è veramente difficile parlare di questo. Noi con questa associazione ci siamo prefissati di aiutare non solo la persona che in quel momento sta diciamo affrontando questo percorso, quindi questo difficile percorso, ma anche la famiglia, che magari spesso purtroppo quando non è possibile curarsi anche magari nel proprio paese deve affrontare delle spese per spostarsi o cose del genere. E noi lavoriamo su due territori, su Soveria, appunto in Calabria diciamo, e a Varese dove lei abitava e dove vive la sua famiglia, ed è per questo che gli eventi che organizziamo per raccogliere fondi da donare poi, non lo so, da destinare per esempio a eventi di operazioni di prevenzione, si spostano un po' tra la Calabria e Varese. A Varese abbiamo organizzato ad esempio un aperitivo solidale diciamo, e poi abbiamo fatto uno screening oncologico lì per circa 100 persone proprio per il tumore al colon,
Francesca è venuta a mancare proprio per un tumore al colon molto, molto brutto, e quindi abbiamo cercato appunto di dare questo input di prevenzione anche su questo tipo di tumore che può essere devastante. E in Calabria abbiamo fatto altri eventi che poi ci hanno consentito di acquistare degli elementi di arredo, anche altri tipi di cose per strutture medico-oncologiche. E niente, cerchiamo appunto di portare avanti questa. Ok, questa va bene, grazie Giulia. Ho aperto con la frase di un libro e chiudo con la frase di un'altra persona speciale che non c'è più, anche lei. Forse questo mio intervento è un po' basato sulle persone speciali che non ci sono più. Quello che facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma l'oceano senza quella goccia sarebbe davvero più piccolo. Madre Teresa di Calcutta. Omaggiamo anche Giulia del pensiero FIDAPA, e ora siamo arrivati al momento importante, alle conclusioni, e devo fare l'onorevole Luciana De Francesco. Luciana, io devo fare alcune, solo due riflessioni veloci, so che è tardi. Innanzitutto vi devo dire che io da anni che organizzo convegni, che partecipo a convegni, ed è la prima volta che vedo un politico che segue tutto il convegno e che parla alla fine. Io l'ho stimolato. Noi l'abbiamo proposta come per le conclusioni, però mi è capitato pure altre volte, dice: ma sai, fammi fare l'inizio perché poi ho un impegno, perché poi devo scappare. Succede sempre così, quindi ci dicono quello che fanno loro, però poi alla fine non ascoltano il motivo per cui si fa il convegno, per cui davvero penso che Luciana sia la controtendenza. Se la nuova classe politica è come Luciana De Francesco, siamo a cavallo. Grazie. È vero, parole vere. Io intanto ti ringrazio, Mimma. Si prova? Ora si sente. Intanto ti ringrazio per avermi dato la parola, ma soprattutto ti ringrazio per le belle parole spesse sulla mia persona. E desidero rivolgere i miei più cordiali saluti a tutti i presenti. Credo sia doverosa la mia presenza qui questa sera, e ho ascoltato davvero con grandissimo interesse i pregevoli contributi offerti a questo importante incontro dedicato all'estetica oncologica. Grazie davvero agli illustri relatori chiamati ad intervenire e a trattare un argomento così delicato, che mette al centro la persona, ma da cui emerge quanto sia importante, l'importanza che riveste l'estetica oncologica, perché come giustamente diceva la referente dell'associazione APO Gallo, che fornisce davvero un servizio di valore nel fornire servizi di estetica per i pazienti oncologici, la cui mission è appunto quella di favorire benessere e quindi migliorare la qualità delle persone, della persona con la malattia. Dicevo, come giustamente lei diceva, l'estetica oncologica favorisce sì e contribuisce a migliorare quello che è l'aspetto estetico, ma soprattutto contribuisce a dare fiducia al paziente e soprattutto un benessere emotivo che può essere importantissimo nel percorso del terapeutico, ma che può certamente favorire l'aderenza alle cure. Ho ascoltato, cara Mimma, davvero con grande attenzione tutti gli interventi, e devo dire che mi hanno colpito in primis le toccanti testimonianze, quella della signora Anna Maria Caligiuri, se non ricordo male, che ci ha raccontato la sua esperienza con la malattia, ma ha voluto sottolineare quanto sia stato importante in quel periodo la solidarietà che è stata offerta dalle sue amiche socie fidapine, ma soprattutto ci ha anche testimoniato e ci ha attestato che esiste anche in Calabria la buona sanità e che ci sono medici dotati di grande competenza e di grande attenzione verso il paziente con la malattia. E poi mi hanno colpito moltissimo le parole della dottoressa oncologa di Lamezia Terme, la dottoressa Peppina Molinaro, che voglio sottolineare quanto sia importante un approccio col paziente che non sia solo curativo e preventivo, ma anche riabilitativo, e che quindi riguarda il benessere complessivo della persona.
E quindi credo che la frase che campeggia sulla locandina vada proprio in questa direzione: quando si cura la malattia si vince o si perde, ma quando si cura la persona si vince sempre. E quindi questo credo sia estremamente importante. È emerso un po' da tutti gli interventi effettuati e che ho ascoltato con grande attenzione quanto sia difficile affrontare per un paziente un tumore, quindi quello che è il percorso terapeutico che deriva dalle cure, perché il percorso terapeutico può avere un impatto psicologico significativo, ma delle ripercussioni che si riflettono sia sull'aspetto esteriore ma anche sull'autostima. E lo diceva bene la psico-oncologa Iuvaro dell'azienda ospedaliera di Cosenza, ecco, la vedo lì. Giustamente lei nel suo bell'intervento ha sottolineato che fra gli effetti collaterali più temuti di appunto quello della perdita dei capelli, un effetto collaterale che spesso devasta l'autostima delle persone. Noi in Consiglio regionale abbiamo approvato un'importante iniziativa legislativa di cui io sono prima firmataria e promotrice, che è dedicata appunto ai pazienti oncologici affetti da alopecia. Una norma che a mio avviso rende la Calabria una regione più attenta ai bisogni psicofisici dei suoi cittadini, ma soprattutto credo si tratti di un intervento normativo che rappresenta una bellissima opportunità per incidere sulla qualità della vita delle persone. Perché come tutti ben sapete, l'impatto dell'azione farmacologica, se da un lato tende a curare il male, dall'altro genera un secondo male, ancora più violento e aggressivo, con ricadute negative che potrebbero riguardare la compliance alla terapia. E poi, è stato detto più volte da chi mi ha preceduto, la perdita dei capelli, quale effetto collaterale della terapia oncologica, comporta un costo oneroso, quindi non sempre sostenibile dalla persona interessata che vorrebbe comprare la parrucca. Ecco perché con questa norma noi vogliamo dare un sostegno concreto ai cittadini calabresi, garantendo la possibilità di usufruire dei contributi per l'acquisto della parrucca nel corso del trattamento chemioterapico. Un modo, a mio avviso, per tentare di alleviare quelle che sono le sofferenze psicologiche, oltre a quelle derivanti dalla malattia e dalle cure, e quindi consentire a queste persone un ritorno alla normalità, alla socialità, alla vita lavorativa, ma soprattutto tutto questo può contribuire, a mio avviso, anche ad avere una positività mentale che può essere cruciale durante il trattamento, perché come giustamente diceva lei, dottoressa Iuvaro, le protesi tricologiche non sono un capriccio estetico, ma spesso, anzi nella maggior parte dei casi, aiutano a riappropriarsi della quotidianità perduta. Ecco perché credo sia estremamente importante renderle più accessibili. Proprio nei giorni scorsi la Regione Calabria, davvero con grande gioia, ha rilanciato questa iniziativa, quindi è stato pubblicato sul portale della Regione Calabria, è stato pubblicato l'avviso pubblico proprio per erogare i contributi destinati alle persone con alopecia da chemioterapia per l'acquisto delle parrucche per l'annualità 2024. Io credo che questo sia estremamente importante e dimostra che la Regione Calabria ha fra le sue priorità appunto l'inclusione e migliorare la qualità della vita delle persone durante i percorsi chemioterapici. Inoltre, brevemente, vorrei citare anche altre produzioni normative che abbiamo approvato in Consiglio regionale. Penso alla legge che riconosce la rilevanza sociale dell'endometriosi. Qui stasera vedo diversi medici presenti, è una patologia complessa di cui ancora oggi non si conoscono le cause, nonostante siano state avanzate diverse teorie fisiopatologiche. E come ben sapete, una tardiva diagnosi può avere degli effetti clinici devastanti, e noi con questa legge vogliamo tenere accesa una luce che colpisce tantissime donne in Calabria. Poi abbiamo approvato recentemente la norma che riguarda il riconoscimento e il sostegno al caregiver familiare, che sono un po' gli angeli custodi che si fanno carico delle sofferenze e delle fragilità
grande amore e con grande dedizione, fornendo davvero un'assistenza importante a tutti coloro che soffrono e che sono affetti da patologie. Ed infine un'altra legge importantissima, che è appunto che ancora però deve essere discussa ed esaminata in commissione sanità, riguarda la legge del registro dei tumori, per rendere la Calabria un po' al passo con i tempi. È importante che anche la nostra regione si allinei con le altre regioni. A tal riguardo mi piace sottolineare che la legge dedicata ai malati oncologici con alopecia è una legge che finalmente allinea la Calabria alle altre regioni d'Italia che già da tempo si erano espresse e avevano legiferato su questa materia. Siamo stati citati finanche dal Corriere della Sera perché rientravamo fra le pochissime, se non ricordo male, solo 3 regioni d'Italia che non avevano previsto queste misure. E tutto questo è stato reso possibile sicuramente grazie alla sottoscritta, che ha voluto portare avanti con grande determinazione questa iniziativa legislativa, ma il mio ringraziamento va soprattutto ai miei colleghi consiglieri regionali, a tutti, a prescindere dalle appartenenze e dagli schieramenti politici, che hanno dimostrato grande vicinanza, umanità e sensibilità nei confronti di coloro che soffrono, approvando un provvedimento di civiltà. E poi voglio dire grazie davvero alla FIDAPA per aver promosso questa pregevole e lodevole iniziativa, la FIDAPA che è sempre attenta sul territorio regionale nel portare avanti tutte quelle che sono le iniziative che riguardano l'universo femminile. Anche su questo sarò brevissima, come Regione Calabria stiamo lavorando tantissimo proprio per sostenere quella che è la parità di genere in tutte le sue declinazioni. Lo facciamo in Consiglio regionale attraverso delle leggi, mi viene da pensare subito alla legge che abbiamo approvato proprio l'8 marzo dell'anno scorso in occasione di una ricorrenza importante che appunto celebra le donne, una legge proprio per superare quelle che sono le discriminazioni di genere e per incentivare l'occupazione femminile. E il vero focus di questa legge è proprio dare la possibilità alle donne di lavorare, perché proprio fra le maggiori discriminazioni che le donne subiscono in questa regione, la mancanza di lavoro è una delle più acute. Mentre in giunta regionale stanno portando avanti diverse iniziative sempre volte a favorire l'occupazione femminile, penso all'iniziativa Yes Startup Donna Calabria, che promuove l'imprenditoria femminile, che a mio avviso, se ben sostenuta, può davvero favorire e può essere uno straordinario volano di sviluppo e di crescita per la nostra regione. E poi c'è il tema legato alla questione del femminicidio. Anche su questo stiamo lavorando e proprio oggi il Presidente del Consiglio regionale Mancuso ha sottoscritto un protocollo con l'ATERP e con l'Osservatorio regionale sulla violenza di genere, proprio per individuare delle soluzioni alloggiative da destinare alle donne vittime di violenza e ai loro minori. E anche ai minori cosiddetti orfani invisibili non può e non deve mancare la nostra attenzione, perché spesso non sono presi in considerazione quanto invece sono le persone più vulnerabili che in quel momento si ritrovano ad essere sole. E siamo intervenute con tutte le colleghe del Consiglio regionale attraverso una mozione proprio per impegnare il Presidente della Giunta regionale a prevedere delle risorse da destinare a questi orfani invisibili, a questi minori interessati da femminicidio, proprio per rimuovere tutti quelli che sono gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale e consentire a questi ragazzi la piena fruizione dei processi educativi e formativi. Ed infine le leggi, a livello nazionale è stato rafforzato la norma del codice rosso, ma anche a livello regionale stiamo lavorando su questo, ma io sono convinta che le leggi da sole non bastano, perché ci deve essere un cambiamento che deve essere prima di tutto culturale, che deve avvenire nelle famiglie, che deve avvenire nelle scuole. E a tal riguardo ringrazio la vicepresidente della giunta regionale con delega alla pubblica istruzione Giusy Princi per aver avviato la procedura per introdurre nelle scuole calabresi la figura dello psicologo. Una figura che deve garantire una presenza costante nelle scuole e che potrebbe essere in grado di intercettare quei disagi che riguardano i giovani e che spesso sfuggono alle famiglie e che poi possono sfociare in comportamenti violenti
quali possono essere femminicidio, bullismo e cyberbullismo. Io chiudo qui il mio intervento, vi ringrazio nuovamente per l'attenzione che mi avete riservato e il mio impegno continuerà proprio nel garantire un futuro migliore a tutti. E rispetto alla legge di cui vi ho parlato, io sono pienamente convinta, sono consapevole, anzi Mimma, che questa legge, sicuramente questa misura non può essere certamente sostitutiva delle tante cure di cui hanno bisogno i nostri ammalati calabresi, ma sicuramente si tratta di una misura che va nella direzione di sostenere dal punto di vista psicologico e morale coloro che ogni giorno affrontano prove di vita gigantesche, quale appunto la lotta contro il cancro. Grazie a tutti. Mi sentite? Allora, grazie veramente perché hai colto nel segno per quello che volevamo sentire. Tra l'altro, nel discutere della legge mi avevi mandato una relazione, praticamente il fatto che appunto non ti centralizzi su questo provvedimento, le parrucche, ma parli più dell'aspetto psicologico, parli di potenziare la psico-oncologia, quindi magari c'è stato poco tempo, ma vi assicuro che l'idea è grande. Volevo solo fare un appunto su noi, sai, la FIDAPA non è un'associazione di volontariato come tutte le altre, è un movimento di opinione, credo che l'abbiamo dimostrato oggi, e quindi credo che con questa apertura che tu ci dai ci sarà modo anche di affrontare altri temi. Per esempio, mi ha fatto piacere che hai parlato del discorso della fibromialgia, che è una condizione molto seria per cui le donne non vengono considerate, perché non è una condizione organica, non c'è un esame che l'individuo, quindi però le donne soffrono. E poi tu hai parlato del lavoro femminile, sì, credo che su qui molto vada fatto, ma uno degli ostacoli, soprattutto perché per le donne lavoratrici, soprattutto perché aumentano anche i casi di minori con disabilità, perché migliorano le cure neonatali, però più facile, cioè Francesco Morrone, neonatologo, sicuramente sarà d'accordo con me che aumentano i casi di bambini con disabilità perché migliorano le cure nei bambini altamente prematuri. E io credo che il sostegno che vada dato alle donne sia quello appunto del sostegno ai minori. Mi riferisco alla diffusione degli asili nido, dove in Calabria siamo davvero a tempo zero. Quindi io concludo dicendo che quello che tu ci hai detto, quello che tu hai dimostrato è quella politica che noi vogliamo vedere in Calabria. E se la politica non va bene in Calabria, se le cose non funzionano, è anche perché i cittadini hanno bisogno di acquistare fiducia nelle istituzioni, nelle forze politiche, e questo modo ci convince molto. Quindi sono molto soddisfatta degli ospiti. Credo che il dibattito sia stato interessante. Cedo la parola alla nostra Presidente per i saluti conclusivi. Breve. Adesso hai lasciato parlare tutti. Vabbè, io devo doverosamente salutare la nostra past president, che è arrivata da poco perché aveva insomma dei problemi, ma lei ci onora sempre della sua presenza. Poi ringrazio la stampa, quindi Antonio Abruzzese, grazie mille per l'aiuto e per il coinvolgimento. Le hostess che sono volontarie in questa serata, la musicista Arianna Cerminara, che ci delizierà adesso di un ultimo suo brano. E poi la Rubettino di nuovo per averci donato la sala, e la FIDAPA. Io voglio ringraziare la mia sezione perché sono emozionata ed orgogliosa di appartenerci proprio. Quindi grazie, grazie, grazie e buona serata a tutti. Lasciarci veramente incantare dalla sua meraviglia, quindi vi ringrazio per l'attenzione.